Consiglieri. Il regolamento deve rifare l'appello. Devi fare l'appello. Do la parola al segretario per l'appello. Prego, segretario. Chitò presente, di Cristo presente. Di Pietro presente, Franciosi assente giustificata, Leo assente, presente, Pagani presente, Pastorino presente, Perego presente, Piano presente, Aiosa presente, Attanasio presente, Bonomelli presente, Cozza presente, Di Stefano presente, Ercoli presente, Fiorino presente, Ghezzi presente, Lanzoni presente, Molteni presente, Pasquinelli presente, Pogliaghi presente, Ricupero presente, Rosa Vittoria presente, Valsecchi presente, Vincelli Giampia presente. 24 presenti, confermo. Allora riprendiamo il Consiglio Comunale. La consigliera Di Pietro, dopo la sospensione, mi ha segnalato che ci saranno delle modifiche all'ordine del giorno. Do la parola alla consigliera Di Pietro. Sì, grazie Presidente. Ci siamo confrontati e quindi modifico l'ordine del giorno in questo senso. Allora, non leggo la premessa, quindi il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni impegna il Sindaco e la Giunta affinché allo scadere di massimo anni 1 dell'eventuale entrata in vigore del regolamento in oggetto, l'assessore di competenza relazioni nella prima seduta utile del Consiglio Comunale circa l'esito dell'applicazione del nuovo regolamento, evidenzi le problematiche e le criticità emerse dall'applicazione dello stesso, sentiti anche i presidenti e i vicepresidenti delle consulte nell'apposita commissione consiliare, e proponga proposte di delibera di modifica del regolamento laddove necessario. Bene, lista popolare per Sesto. Favorevole. Sesto al primo posto, consigliere Di Pietro. Sì, grazie, favorevole. Scusi, consigliere Piano, non ho citato il suo nome. Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo. Grazie, Presidente, favorevole. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio Tullio. Presidente, favorevole. Identità civica, consigliera Iosa Alessandra. Grazie Presidente, rubo 2 minuti in dichiarazione di voto per dire che onestamente sono un po' perplessa della discussione che c'è stata stasera. Quando viene detto che il regolamento non è stato discusso abbastanza in commissione, mi sembra un'affermazione alquanto strana, nel senso che i metodi di lavoro su questo regolamento li abbiamo decisi insieme all'interno della commissione, tutti gli articoli sono stati analizzati uno a uno. Per le persone che erano presenti in commissione, ci sono state delle valutazioni. Il fatto poi che ci si sia astenuti sull'emendamento presentato dalla consigliera Di Pietro sul fatto di rivedere l'articolo sulla morosità, quando uno dei punti evidenziati dal Partito Democratico per votare contro era proprio quella della morosità. Anche questo mi sembra alquanto strano, sono veramente perplessa, sia per il lavoro che è stato fatto in commissione, dove effettivamente forse non avendo partecipato non si è potuto avere riscontro, che per le affermazioni fatte. Anche quello del lavoro notturno in commissione è stato spiegato la motivazione di questa scelta, perché comunque tranne i lavori come l'infermiera, i turnisti, eccetera, eccetera, diventa difficile capire veramente chi fa le trasferte notturne e chi non le fa. Quindi si prende in considerazione solo il lavoro realmente dichiarato, proprio per non fare preferenze o per non andare incontro a errori nella valutazione dei punteggi. In ogni caso il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliera. Do la parola alla Lega Nord, consigliere Pasquinelli Rossano. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Partito Grazie Presidente, favorevole. Democratico, consigliera Perego Roberta. Grazie Presidente, sull'ordine del giorno noi avremmo votato a favore,
la proposta di un regolamento considerato sperimentale, dal momento che viene stralciata questa parte ci asteniamo. Mi prendo 2 minuti per rispondere alla consigliera Iosa, perché se si vuole fare la maestrina bisogna avere contezza però degli argomenti. Allora, nessuno ha detto, consigliera Iosa, la invito ad andare a risentirsi la discussione questa sera in consiglio, nessuno ha detto che non si è discusso a sufficienza in commissione. Abbiamo detto che non è passato nella consulta dell'infanzia e si tratta di 2 cose completamente diverse. Poi, rispetto al fatto di non aver partecipato, vi dico un segreto, colleghi consiglieri, anche se uno per ragioni di organizzazione familiare non può partecipare alle commissioni, siamo tutti grandi, maggiorenni e vaccinati e in grado di ascoltare l'audio delle commissioni e di citare anche passi appunto dell'audio delle commissioni, perché ovviamente ci documentiamo e ci prepariamo per il Consiglio Comunale. Altra cosa, è vero, è stato spiegato in commissione, non è che se l'assessore o la maggioranza o il sindaco mi spiegano in commissione i motivi di una determinata scelta o di un determinato atto, perché mi è stato spiegato, allora il Partito Democratico, il gruppo consigliare che rappresento, deve essere favorevole. Può essere stato spiegato e anche a fronte della spiegazione possono rimanere le perplessità politiche. Ultima cosa, lei può anche essere perplessa rispetto al nostro voto di astensione, non so se coglie la differenza tra quell'emendamento su cui noi ci siamo astenuti e quella che invece era la nostra perplessità politica, nel senso che quell'emendamento in qualche modo comunque contempla quella possibilità, allungandola di 4 mesi, ma contempla quella possibilità su cui noi invece politicamente siamo contrari. Per cui la invito ad ascoltare meglio la discussione prima di venire a insegnare come si fa. Grazie. Sesto nel cuore, consigliere Valsecchi Sergio. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Gruppo Misto, consigliere Gianmaria Paolo Vincelli. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Prego, consiglieri. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Ventitré consiglieri presenti e votanti, non vota Attanasio. Favorevoli 18, contrari 0, astenuti 5. L'ordine del giorno è approvato. Grazie segretario. Procediamo alla dichiarazione della delibera così emendata. Lista popolare per sesto consigliere Piano Alessandro, prego. Grazie Presidente, ma innanzitutto devo dire che il regolamento va incontro a un processo di semplificazione normativa, perché di fatto diventa una sorta di piccolo testo unico del nucleo regolamentare dei servizi educativi e per l'infanzia, e questo non può che trovarci favorevoli, così come assistiamo che un'architettura di questo tipo viene adottata in molti enti locali intorno a noi, insomma non ci stiamo inventando niente di nuovo. Quindi certamente è apprezzabile che il cittadino abbia un unico strumento davanti a cui fare riferimento. Trovo che siano condivisibili alcune delle osservazioni che sono state proposte dal Partito Democratico, con particolare riferimento alla graduatoria di chi magari nel proprio nucleo ha dei familiari disabili a carico, diversi da quelli che possono essere i bambini che hanno necessità invece di fruire di servizi per l'infanzia, e forse su questo l'amministrazione poteva prestare un po' più di attenzione. Tuttavia, adesso passando l'ordine del giorno, su cui di fatto tra un anno ci impegniamo a fare un monitoraggio di quello che è il regolamento e quindi magari anche
una mappatura delle domande, è possibile che questa osservazione, secondo me molto importante, possa essere recepita e integrare il regolamento. Mi lasciava molto perplessa questa marcatura del regolamento punitivo finalizzato al recupero della morosità, colpevole o incolpevole che sia, perché di fatto andava a impattare su dei bambini che hanno dei diritti individuali che prescindono dalle responsabilità dei genitori, per cui escludere dal novero di quello che è il processo educativo e comunitario, francamente, mi sembrava un po' esagerato. Tuttavia, devo apprezzare lo sforzo della maggioranza di aver accolto l'emendamento proposto dalla consigliera Di Pietro e condiviso da me e dal consigliere Di Cristo, che va a contemperare questo, diciamo, questo spirito punitivo che forse la maggioranza voleva, come dire, evidenziare. Mi è parso di capire questo dalle parole del consigliere Pasquinelli, con un approccio più, se vogliamo, ragionieristico, no? Che ispirato a quella che è la visione complessiva del servizio, ma complessivamente possiamo dire che siamo arrivati a una mediazione che ci consente, come lista popolare per Sesto, oggi di poter condividere il regolamento e di votare favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere. Prima di andare avanti vi voglio aggiornare che mi è arrivata segnalazione di un attentato terroristico a Strasburgo. Ci sono stati 2 morti e 11 feriti. Sembra che il fatto sia avvenuto ai mercatini di Natale. Io credo che il Consiglio Comunale di Sesto debba in qualche modo sentirsi vicino e condannare con un grosso applauso questi gesti, questi gesti, non trovo neanche io le parole, dico applauso per stare come vicinanza, ma non è un senso di allegria, oppure decidiamo un attimo un minuto di silenzio, di attenzione, sì, vi chiedo scusa, ma veramente mi toccano queste sensazioni, come credo che toccano ad ognuno di noi, quindi ci alziamo in piedi e facciamo un minuto di silenzio. Grazie consigliere. Sesto al primo posto, consigliera Di Pietro Stefania, prego. Sì, grazie presidente. Allora, io faccio mie un po' per anche economizzare, comunque i tempi, le parole del consigliere Piano, ma perché mi ha preceduto e ha detto esattamente quello che avrei voluto dire io. Io dalle commissioni a cui ho assistito, riconosco anch'io, non le ho, diciamo, frequentate tutte le 3 commissioni in cui è passato il regolamento, ma quelle dove sono stata e riascoltando anche le registrazioni, posso, come dire che effettivamente c'è stata una volontà, un confronto, soprattutto su alcuni punti, vedi la formazione delle graduatorie, perché io credo che questa sia una delle parti più delicate e difficili per contemperare i diversi interessi dei genitori e delle famiglie che lavorano e che hanno necessità o semplicemente intendono portare i bambini al nido, non solo come necessità, diciamo, appunto per motivi di lavoro, ma perché credono nel servizio educativo che i nidi offrono alla nostra città, ai nostri bambini, e riconoscono il valore dei nidi se stessi, perché questo credo che sia giusto riconoscerlo e dirlo, perché sono, come dire, uno dei fiori all'occhiello, lo sono stati per anni e continuano ad esserlo, non solo per la nostra città,
quindi riconoscendo il valore educativo dei nidi. Io ringrazio i colleghi della maggioranza che hanno accolto sia l'emendamento sia l'ordine del giorno che ho presentato un po', come dire, in corso d'opera e che sono stati presentati proprio con l'ottica di, per quanto riguarda l'emendamento, come diceva il collega Piano, di contemperare, come dicevo anche nella presentazione dell'emendamento, i diversi interessi che entrano in gioco, perché effettivamente, come dire, riconoscendo il valore educativo del nido e quindi il valore per i bambini che lo frequentano, penalizzarli in maniera proprio, come dire, tranchant, senza cercare di mitigare con l'interesse altrettanto valido di un riconoscimento anche economico del servizio che viene prestato, lo ritenevo eccessivamente penalizzante. Quanto all'ordine del giorno, io credo che sia importante, anche pur avendo tolto, come dire, l'aggettivo sperimentale del regolamento, credo che sia importante il passaggio che personalmente mi impegno dovrà essere fatto da qui a appunto un anno per verificare come dire, l'andamento e la funzionalità del regolamento stesso. Quindi per questi motivi il voto di stesso primo posto, sì, stasera sono un po' confusa, scusatemi, di stesso primo posto è favorevole. Lo sono anch'io, vedo che... Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo, prego. Grazie Presidente. Questa è una delle sere, uno dei momenti in cui avrei preferito intervenire prima del collega Piano, perché di fatto faccio anch'io mie le parole che ha già citato il consigliere, ma volevo fare due considerazioni aggiuntive qualora possano servire. Uno, mi sembra un'ottima opera di mediazione quella che è stata apportata stasera alla delibera iniziale, anche grazie agli emendamenti, agli ordini del giorno, e ringrazio l'assessore, la maggioranza che hanno saputo cogliere lo spirito dei documenti presentati da alcuni di noi dell'opposizione. E questa è la riprova, non per voler battere sempre, per dire sempre le stesse cose, ma è la riprova che quando c'è la volontà veramente e il rispetto reciproco su alcuni argomenti, evidentemente questo è un argomento particolarmente sentito giustamente dalla cittadinanza, su cui abbiamo profuso un grosso impegno, siamo riusciti a far avvertire il nostro interesse reale per l'argomento, confrontandoci anche su, partendo da visioni leggermente differenti o differenti, è la riprova che si può trovare un giusto compromesso che alla fine va addirittura a migliorare quello che era l'impianto deliberativo iniziale. Sicuramente è un ottimo regolamento, questo la riprova, è importante l'ordine del giorno che è passato prima, già il fatto che l'amministrazione è da lodare, perché non ci trovo niente di strano che ogni tanto, al di là dei celebri discorsi, al di là si riconosca anche la volontà dell'amministrazione di maggioranza, in questo caso l'ha dimostrato, di mettersi alla prova e quindi di andare a fare una verifica tra un anno, sempre in passaggio in commissione, qualora dovessero emergere criticità, presumo che il modus operandi tra un anno sarà uguale, quindi saremo tutti consci e consapevoli e sapremo riconoscere le sollecitazioni e le critiche che potrebbero emergere da qui a un anno e quindi dedicare e apportare i giusti correttivi a questa delibera, a questo regolamento che ci apprestiamo a licenziare stasera. L'ultimo appunto, ecco, anche qui mi trovo d'accordo con le parole a cui ha accennato il consigliere Piano, mi trovo totalmente in disaccordo, ecco, la visione politica su un argomento del genere avuta sia dal consigliere di maggioranza Pasquinelli, perché su servizi del genere, io ho sempre detto che l'amministrazione, sui servizi che la maggior parte dei servizi che offre l'amministrazione comunale, che eroga l'amministrazione comunale, non si può ragionare sempre solo in termini ragionieristici, ma bisogna ragionare in termini di tessuto sociale, di interesse sociale, di servizio sociale. Sicuramente questo interesse va mediato con quello che è poi la sostenibilità del servizio stesso, per cui ben venga, se trovata la giusta soluzione, il giusto compromesso, anche lì con l'emendamento che abbiamo condiviso noi come gruppo con la collega Di Pietro, per quanto riguarda la morosità, a noi sembra un giusto compromesso che dà un segnale politico di volontà di cambiamento, di punire finalmente la morosità
quella non incolpevole, quindi l'amorosità colpevole in qualche maniera, ma che non vada a incidere in maniera troppo ampia e pesante su quelli che poi possono essere i diritti di un bambino. Per cui il nostro voto in questa occasione sarà sicuramente favorevole. Grazie. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio Tullio. Presidente, il nostro voto è favorevole. Identità civica, consigliera Iosa Alessandra. Pogliaghi, grazie. Rubo giusto un minuto, intanto per ringraziare di tutto il lavoro fatto dall'assessore e dai membri delle commissioni di illustrazione e negoziazione anche di quelli che sono stati i passaggi di questo regolamento dei servizi educativi. Secondo noi l'identità civica è un ottimo risultato raggiunto, tant'è vero che le parole di alcuni consiglieri di minoranza sono state positive in questo senso. D'altra parte si è parlato, ho sentito nominare alcuni passaggi che effettivamente non sono coerenti con lo spirito di questo regolamento, tipo il percorso punitivo. Il percorso punitivo sull'amorosità non è effettivamente una cosa in cui si vuole punire il cittadino perché è cattivo, ma semplicemente è un percorso in cui bisogna imparare a fare rispettare le regole. Questa è una cosa che veramente molto spesso nei tempi precedenti e in molti altri ambiti, non solo in questi, non è stato così. Non è stato così perché probabilmente non c'è mai stata una volontà effettiva di mettere in atto regole necessarie, indispensabili, per fare in modo, portare nella condizione che tutti ottemperassero a quello che è dovuto, cioè pagassero il quanto dovuto, piuttosto che si mettessero nelle condizioni di non trovare scamotage per riuscire a evitare il pagamento delle rette, delle mense e quant'altro. Ora, mi sembra che il percorso fatto sia decisamente positivo e noi di Identità Civica votiamo favorevolmente. Grazie. Grazie a lei. Lega Nord, consigliere Pasquinelli Rossano. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Partito Democratico, consigliera Perego Roberta. Grazie Presidente, noi abbiamo già avuto modo di illustrare nella discussione le ragioni per cui saremo contrari. Mi permetto solo un'osservazione, una battuta a tutti i consiglieri che hanno giustamente riconosciuto un atteggiamento interlocutorio dell'assessore. E mi permetto di rispondere con un'immagine che capita a volte di trovare una citazione. Allora, quando si dà una medicina amara si cosparge il cucchiaio di miele. La gentilezza dei comportamenti è il miele intorno al cucchiaio, ma la medicina non per questo è più buona, rimane amara. Per noi questo regolamento è amaro e voteremo contro. Sesto nel cuore, consigliere Valsecchi. Molteni, prego. Grazie Presidente. Allora, si sono sprecati i ringraziamenti qua. Io non ringrazio nessuno, se non quelli che tecnicamente magari ci hanno perso le ore per stenderlo, ma vi chiarisco anche il concetto. Ho avuto l'onore e l'onere di presiedere queste tre commissioni e ho visto veramente un atteggiamento fattivo su questo regolamento da parte di tutti, che è il dovere che noi abbiamo nei confronti di quelli che qui ci hanno messo. Per cui ringraziare per un impegno a raggiungere quello che chiamiamo bene comune o quello che è l'obiettivo mi sembra superfluo, in questo senso voglio venga interpretata. Comunque, ovviamente, per tutto il lavoro che è stato fatto e per la bontà dell'intento, il voto di Sesto nel cuore sarà favorevole. Grazie.
Gruppo Misto, consigliere Gianmaria Paolo Vincelli, prego. Buonasera Presidente, grazie. Ringrazio la Commissione Terza, ringrazio il Presidente e il Vicepresidente, ringrazio l'Assessore Pizzocchera e rispedisco chiaramente al mittente, al PD, la medicina chiaramente amara. Il nostro voto è favorevole, grazie. Grazie a lei, abbiamo concluso, passiamo alla votazione delle delibera, così come emendata. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Consiglieri presenti e votanti 24, favorevoli 19, contrari 5, astenuti 0, la delibera è approvata. Passiamo alla delibera 25 regolamento delle consulte cittadine dell'albo delle associazioni. Do la parola al relatore Molteni, prego. Grazie Presidente. Sì, questo argomento è stato trattato nello specifico nell'ultima seduta della terza commissione. È già stato in parte di presentato e quasi dibattuto prima con la presentazione della consigliera Pagani. Praticamente questo nuovo regolamento vede, poi nel dettaglio entrerà l'assessore, vede l'istituzione di consulte che vanno a sostituire quelli che sono stati gli organismi fino ad ora esistenti. Per cronistoria, però ripeto quanto già detto, è stata una commissione molto vissuta, molto partecipata nel bene e nel male che dir si voglia, però perlomeno abbiamo dato la possibilità, è stata data la possibilità a tutti, compresi ai cittadini presenti, di esprimere il proprio parere. Per gli aspetti tecnici adesso lascio ovviamente la parola all'assessore Pizzocchera. Grazie Presidente. Do la parola all'assessore Pizzocchera, prego. Grazie Presidente. Questo regolamento nasce dalla volontà dell'amministrazione di rendere più omogenei e più efficienti i regolamenti oggi presenti delle diverse consulte, partendo dal presupposto che il regolamento dell'amministrazione comune, lo statuto del nostro comune, prevede proprio la consulta come organo partecipativo. Quindi questo regolamento non ha tanto l'intento di andare a regolamentare i funzionamenti interni delle singole consulte, che saranno invece poi oggetto di linee guida specifiche che si andranno a redare attraverso un confronto puntuale con gli organismi sociali specifici per ciascuna tematica e anche attraverso l'incontro delle commissioni consiliari sempre legate a ciascuna tematica e ciascun assessorato. Quindi, noi sappiamo che la consulta è uno strumento attuativo delle linee di indirizzo del governo della città, perché ricordo che l'amministrazione comunale, questa come quelle successive, sono state elette dalla città sulla base di un programma che l'assessorato ha l'onere e l'onore di attuare, di portare avanti all'interno proprio della nostra città. Quindi la consulta
può essere uno strumento proattivo in questa azione. Perché può essere uno strumento proattivo? Proprio perché è un luogo in cui le componenti sociali della città di Sesto San Giovanni possono concorrere e contribuire alla realizzazione, a concretizzare un'idea di città, che il governo porta avanti e porta avanti perché viene comunque da un progetto, che è presente spesso, e sicuramente in questo caso lo è, nel programma elettorale per cui un'amministrazione comunale volente o nolente è stata eletta. Quindi attraverso le consulte le realtà associative possono sviluppare una progettualità in sinergia, con l'amministrazione e quindi partecipare alla gestione delle attività cittadine. Quindi un propellente amministrativo utile a tutti. Una consulta proattiva è sicuramente una consulta che si basa su competenze, quindi i suoi membri sono competenti e anche meritocratica la scelta dei suoi membri, meritocratica sulla base delle competenze. Sicuramente nella maggior parte delle consulte, in particolare nelle consulte tecniche. Veniamo ai punti di questo regolamento in cui la designazione del presidente della consulta avviene da parte del sindaco. Questa indicazione da parte del sindaco ha l'unico obiettivo di gettare le basi organizzative delle attività della consulta. Anche la scelta dei due terzi, che avviene da parte del presidente, comunque ha l'intento di essere espressione di tutte le associazioni iscritte all'albo comunale o ad organismi riconosciuti comunque dall'amministrazione comunale. Quindi i due terzi, anche se vengono appunto indicati dal presidente, vengono comunque scelte, ha il dovere il presidente di sceglierli all'interno delle associazioni della città o all'interno di organismi come ad esempio i comitati, organismi riconosciuti sempre dall'amministrazione. In tutta onestà, e ho sentito e ho letto in questi giorni svariati interventi su questi due punti, in tutta onestà non credo si possa affermare che questo regolamento diventi un bavaglio o comunque che si metta un bavaglio alle associazioni, anzi esattamente il contrario. Le associazioni possono di fatto portare competenza ed essere una componente amministrativa della città. Significa dare quindi opportunità alle associazioni volenterose e capaci di mettersi a servizio dei cittadini, quelle associazioni che spesso non vengono alla luce. Questo regolamento può servire a neutralizzare strumentalizzazioni da parte di alcuni movimenti politici che purtroppo, tutti quanti siamo consapevoli, ci siano e si siano verificati negli anni precedenti e comunque negli anni futuri mi auguro non avvengano più. La scelta dei due terzi quindi significa anche dare alle associazioni operose che non riescono a venire alla luce l'opportunità di operare in città, per la città e per fare rete. Fare rete è un esempio di associazioni che hanno fatto rete al di fuori di alcune
di una consulta in particolare è Sesto Aiuta Sesto. Hanno fatto rete al di fuori perché all'interno non riuscivano ad esprimersi in questi mesi. Associazioni che pongono le loro energie nel portare avanti progetti di rete per i cittadini e non solo per i diritti acquisiti di certe associazioni che si sentono superiori e diverse dalle altre e lo hanno anche indicato in alcune consulte. Chi si sente chiamato in causa, forse allora le parole che sto pronunciando sono verità, perché se fossero bugie le persone non si sentirebbero chiamate in causa. Quando dicono menzogne su di me, io non mi sento chiamata in causa. Associazioni che intendono portare avanti quindi progetti per la città nelle specifiche materie per cui si sono costituite. Queste associazioni hanno l'onere e l'onore di far parte di consulte. Bene, membri tecnici verranno coinvolti nelle consulte, nel regolamento, poi lo vedremo. Membri tecnici a supporto di consulte che spesso hanno necessità di supporti di questo tipo. Questa è proprio una scelta verso l'idea di operosità e di alta qualità per questa città. Aggiungo qui, anche se poi l'emendamento lo portiamo dopo, però giusto per concludere, che dalla Commissione sono emersi suggerimenti molto utili da parte dei commissari della minoranza e dei commissari della maggioranza, ma anche dal pubblico che ha partecipato. E quindi poi vedremo nell'emendamento che l'amministrazione porta quali sono i punti specifici che abbiamo ritenuto meritevoli di essere quindi parte del regolamento. Grazie. Siamo alla discussione, avvio le prenotazioni, si è prenotato il consigliere Lanzoni, prego consigliere. Grazie Presidente, buonasera a tutti i cittadini qui presenti e a chi ci ascolta da casa. Nella scorsa consigliatura, insieme a Piero Pavan, Angela Tita Ferrante e Giampaolo Caponi, mi sono battuto affinché in città il mondo del volontariato e dell'associazionismo trovassero uno spazio autonomo, trovassero un'autonomia anche nel relazionarsi con l'amministrazione pubblica. Un mondo, quello dell'associazionismo, che si contraddistingue proprio per essere estraneo rispetto ai partiti. Non abbiamo cambiato idea. Questa delibera è una sconfitta per la politica e per la città e testimonia la incapacità e la paura di ascoltare le diverse opinioni che ci sono nel mondo dell'associazionismo, anche se non in linea con la maggioranza. Per noi di Sesto nel Cuore, per noi consiglieri, per Giampaolo Caponi, Angela Tita Ferrante, Piero Pavan, diversità sono un'opportunità. Sono un'opportunità di crescere e di un confronto. Per questo affermo che questa delibera è per lei, Assessore Pizzocchera, una sconfitta ed è peraltro contraria ai principi liberali da lei tanto decantati. Una sconfitta perché la politica, anziché imporre, deve saper ascoltare, ascoltare e fare sintesi. Noi, signor Sindaco, dopo il nostro accordo elettorale siamo stati leali con lei. La maggioranza, nonostante le divergenze amministrative che ci ha portato i nostri assessori di riferimento a dimettersi, ma nonostante ciò, in accordo, su suggerimento degli stessi, proprio perché per noi la città viene prima di ogni interesse personale o elettorale, abbiamo continuato a lavorare per sostenere la maggioranza nell'affrontare le difficoltà finanziarie ereditate dalla vecchia gestione. Tuttavia, questa delibera ci trova decisamente contrari, sin nel metodo non condiviso, sia nel contenuto, che di fatto annullano importanti vittorie di autonomia ottenute dal mondo dell'associazionismo sui partiti. Vittorie ottenute grazie anche al nostro contributo,
nella scorsa consigliatura. Eravamo contrari alle logiche partitiche imposte dalla sinistra nella precedente consigliatura e lo siamo anche oggi verso questa delibera. Noi siamo coerenti, non vogliamo prendere in giro il nostro elettorato. Essere civici significa tante cose, ma vorrei ricordare a chi siede in giunta la serata straordinaria dell'8 febbraio del 2017, quando tutti insieme affermavamo che essere civici significava non essere né di destra né di sinistra. Ecco, noi siamo e restiamo civici, non abbiamo cambiato identità o pelle per interessi di poltrone o altro. Noi siamo per la città, per le persone che qui ci ascoltano, per quelle che ci ascolteranno i nostri interventi e chiedono il rispetto della politica e di essere ascoltati. Noi siamo con loro. Non ce ne voglia, signor Sindaco, e mi auguro che queste nostre chiare e nette posizioni vengano prese per un atto di lealtà, pur nella diversità di opinione su questo tema, verso la maggioranza. Non possiamo e non siamo capaci di fingere. Questa delibera è inaccettabile nel metodo e nei contenuti. Secondo noi, la politica e i partiti devono stare fuori dal mondo dell'associazionismo e dal volontariato. Addirittura siamo favorevoli a modificare il regolamento della Casa delle Associazioni affinché la politica e i partiti non, e sottolineo non, possano tenere manifestazioni o eventi presso la Casa delle Associazioni. Solo preservando l'autonomia funzionale di questo mondo lo si può aiutare. E aiutando, ascoltando i bisogni e le necessità delle associazioni, per effetto traslativo si aiutano e si ascoltano i bisogni e le necessità dei destinatari del loro lavoro dell'associazionismo, ovvero le persone. Ecco perché siamo contrari. Signor Sindaco, non dimentichi il nostro contributo alla sua elezione, il contributo offerto da Sesto Nel Cuore e da Giampaolo Caponi. Oggi per noi votare questa delibera significherebbe tradire i valori, gli stessi valori che hanno animato la nascita e la crescita di Sesto Nel Cuore. Ne tenga in debito conto. In politica, purtroppo, la riconoscenza spesso viene disattesa o tradita. Su questi argomenti siamo intransigenti. Il mondo del volontariato non si tocca. Noi siamo con le associazioni e con il volontariato. Lo eravamo ieri, lo siamo oggi e lo saremo domani. Lo saremo sempre. Grazie. C'è la parola al consigliere Piano. Prego. Grazie Presidente, mi spiace intervenire nel mezzo della crisi politica, ma mi tocca questo difficile compito. Prego consigliere, vada avanti. Devo dire che quando ho letto il regolamento pensavo l'avesse presentato l'assessore alla Miranda, perché asfalta la partecipazione in città. Ho detto, non è un regolamento dell'assessore ai servizi sociali, ma è un regolamento dell'assessore ai lavori pubblici, perché una volta tanto mi trovo d'accordo con Lanzoni, pur non diciamo avendo io una connotazione civica o non rivendicandola, comunque credo che quello che abbia detto il consigliere Lanzoni a nome di Sesto Nel Cuore siano affermazioni sacrosante, ovvero sia bisogna preservare l'autonomia dell'associazionismo dalla politica. Qui si fa il contrario, per utilizzare un termine magari che piace ad alcuni consiglieri di maggioranza, c'è un approccio top down, dall'alto verso il basso, si stanno costruendo dei piccoli soviet, copiati peraltro male, in cui il sindaco nomina i presidenti delle consulte, che sono i commissari del popolo, per intenderci, i quali peraltro non hanno neanche dei requisiti specifici di professionalità che sono o documentabili in termini di esperienza, che vengono ancorati ai criteri per la designazione dei membri nelle società partecipate, negli enti, nelle fondazioni. C'è un generico riferimento alla possibilità che discrezionalmente il sindaco nomini questo viceré sul territorio, diciamo questo è il vero nome che gli potremmo dare, o commissario del popolo, il quale a sua volta
e completamente in modo discrezionale nomina i due terzi dei membri delle commissioni. I due terzi dei membri delle commissioni senza rispondere ad alcun criterio regolamentare che qui non è nemmeno citato, perché non si dice neanche come funzionano le consulte che saranno istituite. Poi ne vengono elencate alcune, adesso qui io ne ho lette 6 o 7, cioè la consulta dello sport, la consulta del commercio, dell'ambiente, la consulta dell'età evolutiva, la consulta delle pari opportunità che va ad abrogare un'importante delibera che era stata votata nel 2003 e la consulta delle associazioni. Poi dopo possiamo fare anche il congresso pan-russo dei soviet, perché c'è la consulta delle consulte, no? Che si può convocare. Ecco, questo però è un meccanismo altamente sofisticato attraverso il quale si vuole eterodirigere la partecipazione nella città. Cioè il disegno è proprio quello di dire, vabbè, fino ad oggi in città le associazioni si sono costituite, hanno vissuto di vita propria, si sono auto-organizzate, hanno trovato dei loro riferimenti sociali spontanei, adesso gli mettiamo le mani sopra. E quindi abbiamo i Di Stefano Boys, che prima o poi saranno nominati, e che di volta in volta dovranno occupare militarmente quei settori dell'associazionismo. È una sfida che poi evidentemente fallirà, perché non si può mettere il cappio al collo alle persone che volontariamente si vogliono esprimere e che hanno la voglia e la vocazione di ritrovarsi e di partecipare alla vita pubblica. Non possono essere diretti dall'amministrazione come se fossero delle marionette, però il tentativo è proprio questo, è quello di comprimere questa libertà associativa e di conculcare i diritti di partecipazione inducendoli dentro un veicolo che è tutto politico, al di là di quello che si scrive all'interno del testo, perché poi si deve salvaguardare la forma, no? Allora si dice, beh, intanto il pasticcio obiettivamente proprio strutturale di abrogare tutti i regolamenti possibili e immaginabili senza nemmeno fare un riferimento specifico alle norme, perché si dice tutti i regolamenti che sono stati approvati fino ad oggi sono incompatibili e quindi si asfaltano, come si diceva all'inizio. Ma al di là di questo c'è un pasticcio stilistico, perché da un lato si vogliono costituire queste consulte che non si dice poi che cosa devono fare, no? Perché abbiamo il presidente, il commissario del popolo, il vicecommissario del popolo, i due terzi che governa Di Stefano, che ha nominato il presidente discrezionalmente, un terzo che può essere convocato dalle associazioni spontaneamente, le quali evidentemente non avranno mai la maggioranza di esprimersi, ma poi le commissioni che cosa fanno? Due righe, signor Sindaco. Ma sono due righe vergognose, perché si dice che le consulte hanno una funzione consultiva e propositiva nei confronti dell'amministrazione comunale e operano con l'obiettivo di creare valore per il territorio. Che cosa ci state dicendo rispetto a quello che c'è nella delibera, ad esempio, del Comitato per le Pari Opportunità o nella consulta per l'ambiente? State creando proprio una roba che è vuota, che serve per distribuire medaglie, col tentativo, devo dire, maldestro, di canalizzare quella partecipazione che proprio non vi fila, perché poi sarà questo il tema, perché non è così che si governa il processo di partecipazione. Ma dicevo, è pasticciato poi sotto il profilo stilistico, perché andiamo a toccare, a mettere le mani sulla casa delle associazioni. Perché c'è anche questo tema, siccome le consulte poi troveranno lì il diritto di cittadinanza o di abitazione, ebbene, visto che ci siamo, dai, mettiamo anche mano al regolamento della casa dell'associazione. E che cosa diciamo di bello, di interessante? Qui io mi rivolgo al segretario. Si dice, guardate, possono iscriversi alla casa delle associazioni
Le associazioni che oltre a rispondere ai requisiti del codice civile, quindi oltre a rispondere ai requisiti del codice civile, non abbiano scopi di lucro. No? Ora, un limite, tutto ci deve essere. Il codice civile, nella natura, nell'istituto dell'associazione, non è previsto lo scopo di lucro. Ma come si può scrivere una cosa del genere? Oppure che vi sia l'elettività delle cariche associative. Ma io dico, vi rendete conto di quello che state scrivendo? Cioè state scrivendo delle cose che sono già nel nostro ordinamento. Non ci state raccontando niente di nuovo. Mettete mano in modo improprio ad un regolamento e dite delle cose, purtroppo non posso usare un termine da bar, signor Presidente, perché ho rispetto di quest'Aula, che francamente non possono trovare accoglimento in un testo che arriva in un consiglio comunale di una città di 80.000 abitanti. Detto questo, ritorno su quell'accorgimento di facciata in cui si dice, va bene, non sono ammesse all'albo delle associazioni, partiti politici, sindacati, le associazioni di carattere imprenditoriale e datoriale, non sono ammesse parimenti associazioni che nel simbolo, nella denominazione dell'atto costitutivo o nello statuto si richiamino esplicitamente ai rappresentanti delle parti sociali per poi farle rientrare surrettiziamente dalla stanza del sindaco attraverso questo meccanismo dell'eterodirezione delle consulte. Io francamente credo che questo sia... c'è una brutta pagina per la storia della città, poi avrò modo di intervenire nella dichiarazione del voto perché come diceva all'inizio correttamente il consigliere Lanzoni, le premesse anche in termini di indirizzo programmatico sul tema della partecipazione di questa giunta municipale, di questa maggioranza, erano completamente diverse. Invece voi state cercando, in qualche modo, secondo me fallendo, ma anche facendo una pessima figura nei confronti della società e di chi oggi è impegnato in quell'ambito, di andare a occupare settori che non vi competono. Secondo me è meglio tirare indietro le mani rispetto a questa delibera e riflettere, così come ha proposto il gruppo del Partito Democratico prima dell'inizio della discussione. Grazie a lei consigliere anche per aver rispettato i tempi. Do la parola al consigliere Ghezzi. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera ai cittadini. Scusate, c'è un rumore. Stasera capisco ancora di più perché sono di identità civica. E perché abbiamo fatto una scelta, è una scelta che viene riconfermata da questo regolamento. Però al di là degli slogan politici che si fanno da altre parti, quello che mi preme dire è mi dispiace di sentire un intervento molto ideologico da parte del consigliere Piano, perché come si può dire che organi come le consulte ad oggi non siano organi fortemente politicizzati? Cioè questo mi sembra di significhi negare la realtà, e lo dico anche al mio compagno di viaggio Lanzoni. Cioè, se noi andiamo a vedere che cosa c'è oggi effettivamente all'interno dell'Assemblea delle Associazioni, piuttosto che come sono gestite ad oggi le consulte, non sono uno strumento utile all'amministrazione, anzi tendenzialmente sono uno strumento utilizzato per diffondere un verbo che è contro l'amministrazione. Allora, vogliamo fare in modo tale che si costruisca qualcosa oppure no? Stasera parlavo con mia moglie al telefono mentre tornavo a casa in macchina e mi veniva, parlando proprio del regolamento che l'assessore che stiamo andando a votare, e mi veniva in mente un'immagine, quella di un albero dove c'è un tronco e poi ci sono i rami e poi ci sono i rami sempre più piccoli. Ecco, io penso che le consulte, così come l'assemblea delle associazioni, siano un po' come questi rami più piccoli che hanno la capacità di riuscire a portare, come dire, l'informazione o comunque di parlare con il tronco principale. Allora, è chiaro che siamo dentro un consiglio comunale, siamo in un ambito politico, stiamo parlando di consulte che hanno
hanno un fondo politico, non possiamo negarcelo, scusate. Se no stiamo parlando, allora andiamo a fare associazionismo di altro tipo fuori dal comune di Sesto San Giovanni e parliamo allora chi in parrocchia, chi dell'associazione di volontariato e qualsiasi altra cosa. Ma parliamoci chiaro, che cosa servono le consulte? Ecco che allora io sposo totalmente quello che ha detto prima l'assessore, perché devono diventare effettivamente uno strumento di dialogo, però che permetta di portare avanti anche una linea costruttiva sul territorio. Allora, quando si dice anche nell'articolo 3, visto che si dice, allora il Presidente è, mi dispiace Alessandro Piano, mi viene più da chiamarlo Alessandro perché poi così noi ci confrontiamo amichevolmente anche fuori da quest'aula, però quando si dice il Presidente nell'articolo 3, il primo punto, cita, lo leggo, il Presidente di ogni consulta nominato con atto dal Sindaco è una persona di provata competenza nelle materie delegate alle consulte in virtù di studi compiuti o per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private o perché appartenente ad associazioni ed enti operanti sul territorio nel settore specifico. Il Sindaco può nominare Presidente anche un consigliere comunale. E poi ancora al punto 3, sempre del medesimo articolo. Il Presidente di ogni consulta può nominare un Vicepresidente tra i membri della consulta stessa che lo coadiuvi e lo sostituisca in caso di impedimento. Allora io non vedo in una cosa, adesso, veramente dietro questo tipo di regolamento, non vedo anzitutto un'egemonia da parte del Sindaco, una struttura stile Soviet che sinceramente trova poco luogo in questa amministrazione, vabbè, questo poi lo lasciamo alle battute a parte. Però davvero penso che sia ora di cambiare marcia in questo senso e ringrazio per la linea chiara che viene data e semplice, perché a fronte di N regolamenti che erano vigenti fino ad adesso, io ne vedo uno molto stringato, semplice, che torna all'origine, a mio avviso, di quelli che sono gli organi a disposizione di questa città per riuscire ad aiutare, attenzione, ad aiutare questa amministrazione a fare il suo dovere nella maniera più rispondente possibile. Ritengo davvero che questo sia un punto di forza. Dove c'è semplificazione e chiarezza, invece che essere subdoli o comunque in qualche modo insinuare e cercare di minare, io ci vedo sempre del positivo. Grazie per questo lavoro, grazie all'assessore, grazie agli uffici e anche a questa amministrazione che davvero anche in questo sta cercando di mettere una marcia diversa. Grazie a lei consigliere, do la parola alla consigliera Pagani. Prego consigliera. Sì, grazie Presidente. Allora, avevo preparato un intervento, ma naturalmente come al solito viene poi ad incrociarsi rispetto a tutte le cose che ho sentito fino adesso rispetto alla discussione su questa delibera. Intanto volevo ringraziare il consigliere Piano perché fra tutte le cose che ha detto e che condivido ha sottolineato un aspetto direi molto importante, emerge abbastanza, come dire, in maniera abbastanza chiara per quanto riguarda, come dire, il mondo associativo, la poca dimestichezza con le regole che ci sono e che, come dire, sono parte delle convinzioni che sostengono le associazioni. Perché quando le associazioni lavorano, praticano anche un modo di lavorare nel quale sono comunque convinte. Poi, per carità, lascio a voi la convinzione che semplificazione e chiarezza siano gli strumenti per arrivare, come dire, alle soluzioni. Io trovo semplificazione e chiarezza dei valori, non sempre dei valori come altri, però non sempre esaustivi. Rimango un po' anche qua perplessa quando sento che la consulta, e questo è chiaro, non ha avuto e non ha un potere decisionale. La consulta è proattiva, ci sta,
ci può stare, ci deve stare come ragionamento. Il termine è, secondo me, che la proattività non è che può nascere scegliendosi gli interlocutori. E soprattutto perché poi qua stiamo parlando di un regolamento che riguarda consulte anche profondamente differenti fra di loro. Allora io mi chiedo come sia possibile, cioè come voi non vi domandiate, o non comprendiate che esistano dei mondi che hanno delle competenze e che queste competenze le mettono a disposizione della città e sono in grado di intercettarsi, cioè di nominarsi e di valorizzarsi per le loro competenze. Cioè, ma com'è possibile che in una consulta per le associazioni, in una città come questa in cui ci sono 300 associazioni, ci siano 5 solo membri eletti tra le associazioni, al netto del fatto che è assessora? Cioè, mi piacerebbe veramente chiederle quali sono le associazioni, come dire, che hanno neutralizzato o stanno neutralizzando l'operato di questa amministrazione. Perché francamente questa è una nenia della quale ci siamo stancati, come molte cose che vengono ripetute. L'assemblea delle associazioni era l'assemblea di tutte le associazioni iscritte all'albo. L'assemblea stessa, attraverso i suoi rappresentanti, ha costituito un direttivo ed eletto un presidente. Ma questo è un processo di partecipazione democratica, ma mi sembra, come dire, la base rispetto a questo. E non mi sembra che ci sia niente di distruttivo. E non mi sembra che si possa affermare che degli organi che si autorappresentano sono organi che vengono strumentalizzati o si fanno strumentalizzare dalla politica. Ma significa dare, degli stupidi, degli stolti a gente che lavora, e ve lo ripeto, con competenza sul territorio, ognuno per la propria parte, ma riconoscere anche la dignità. Perché guardate che nella commissione terza, è stato detto che cittadini, associazioni, comitati sono eroici, sono degli eroi perché fanno un sacco di cose. Ma ragazzi, sono degli eroi, non sono degli eroi, sono dei cittadini, hanno diritti, hanno doveri, hanno responsabilità ed esercitano il loro ruolo. Noi qui abbiamo un'amministrazione che gli dice di non esercitarlo, che non gli interessa, minimamente, o quel tanto che basta per dirigere. Ma questo è assolutamente evidente, altrimenti parte di questo mondo, una gran parte di questo mondo, voi non potete definire operose le associazioni che sono, tra virgolette, perché vogliamo dire che c'è un'appartenenza politica, allora ci sarà anche una rispondenza politica a questo punto, che sono operose, e le altre invece non sono operose, perché tutti sono operosi. Ogni associazione ha un obiettivo sociale. E è sconfortante, ma sconfortante sentire l'assessore che ha delega all'associazionismo avere livore per una parte di questo mondo, perché dovrebbe rappresentarlo tutto e dovrebbe ascoltarlo tutto. Questo sarebbe auspicabile da chi, come dire, è istituzione. L'ultima cosa che volevo dire, perché anche questa è una parola che francamente adesso, dopo un anno e mezzo, è, come si dice a Milano, un cicinina abusata, la parola cambiamento. Anche l'altra sera in commissione, capisco questa più o meno, la citazione adesso, dell'assessore di riferimento, capisco che abbiate paura del cambiamento, ma non dovete, perché c'è una nuova visione di città. Allora, al netto che questa visione di città, per carità, può essere anche legittima, ma francamente non emerge da questo regolamento, proprio non emerge. Si va anche a cercare, come diceva il consigliere Piano, e non viene fuori niente, non vengono fuori i criteri, non vengono fuori le competenze, vengono fuori soltanto le nomine, nient'altro al netto di questo. Però io credo che
come si diceva prima, la responsabilità passi attraverso il confronto davvero con tutta la città. E soprattutto l'amministrazione comunale dovrebbe essere contenta di questa cosa, perché guardate che non è che questo, cioè questo regolamento è un bavaglio nei confronti delle associazioni, non lo è e non lo sarà mai, perché le associazioni continueranno a lavorare sul territorio, non hanno mica bisogno del permesso di qualcuno per farlo, sono profondamente tutte quante orgogliose di quello che fanno. Non è il bavaglio nei confronti delle associazioni, è l'interruzione di una relazione proficua tra l'amministrazione e le associazioni, che è un parametro completamente diverso. Qui chi ci perde è non tanto la città, ma chi ci perde è l'amministrazione comunale, perché svuota quei luoghi che sono luoghi, vi ripeto, di competenze, ma anche di ragionamento, ma anche di disponibilità, li svuota completamente. E guardate che anche se una consulta non ha un potere decisionale, di fatto, è compito dell'amministrazione ridurre lo spazio dell'esercizio del potere se si vuole costruire realmente dei percorsi di partecipazione. Qui questo non c'è, anzi c'è, come dire, un allungamento di questo spazio e un esercizio del potere decisamente, come dire, forte. Quindi non date alle associazioni degli stupidi o dei politicamente schierati, perché stanno semplicemente, come dire, definendo il modus operandi, che è il modus operando del mondo associazionistico. Lo stare insieme, il confrontarsi, il costruire dei percorsi insieme e di cercare di trovare, rispetto alle difficoltà, quelle che sono delle soluzioni comuni, dove la soluzione comune non è chi ci guadagna, ma spesso è la capacità di saper perdere un pezzo per stare insieme. Mi dispiace, ma questa amministrazione questa cosa non la sa fare. Grazie consigliera, do la parola alla consigliera Di Pietro. Sì, grazie Presidente. Ma allora io ringrazio la consigliera Pagani, perché credo che abbia esplicitato bene il senso di cosa voglia dire la partecipazione libera delle associazioni. Io credo, non voglio ripetere le cose già dette, però un punto lo voglio anch'io, come dire, sottolineare, e che questo regolamento non si può non riconoscere che vada proprio a comprimere questa libertà associativa, cercando di svilire quella che è la rete territoriale sociale che le associazioni della nostra città, del nostro territorio, in questi anni hanno costruito. Su questo punto quindi io ci tengo in particolare, perché, come diceva bene la consigliera Pagani, il problema non sta nel cambiamento, ma nel tipo di cambiamento che si vuole apportare andando a modificare i regolamenti, o comunque un regolamento, con, come dire, la giustificazione di rendere, mi sono segnata bene, più omogenei i criteri di funzionamento. In realtà io credo che sia semplicemente una giustificazione per dare un senso, una spiegazione al perché si vuole arrivare a un obiettivo, che però non è questo. Perché, come dire, considerando anche la diversità e la specificità delle associazioni in primis, ma anche di tutte le consulte che si vogliono oggi omologare con un regolamento che poi andremo un attimo ad analizzare, credo che sia, come dire, un pretesto per giustificare una scelta che comunque penalizza gli organismi oggi presenti sul territorio e che comunque hanno fatto della partecipazione democratica, come dire, il loro, non sono un baluardo, ma un'espressione concreta, e che in questi anni è arrivata anche a sopperire determinate lacune o determinate difficoltà delle amministrazioni che si sono succedute, che hanno, come dire, governato la città. Il regolamento, allora,
si vuole, come dire, semplificare. Io sono d'accordo, l'ho sempre detto, forse anche in altri momenti, voglio dire, se si tratta di semplificare, ben venga, però non si può semplificare la funzione di organismi partecipativi con un regolamento che, ragazzi, scusate, io non so se voi consiglieri, mi rivolgo ai consiglieri di maggioranza, sanno a quale regolamento ci si sta riferendo. Si è riproposto pari pari il regolamento della consulta dello sport, che è un regolamento vecchio, stantio e poco funzionale. E lo dico per una, qui posso piccarmi un attimino, conoscenza diretta della cosa, perché anni fa ho fatto la presidente della consulta dello sport e c'era lo stesso regolamento, e lo stesso regolamento che io ho cercato, con purtroppo poco successo, anzi addirittura scarso successo, di modificare, perché entrando a far parte della consulta come presidente, di nomina, sono io la prima a dirlo, e questo è stato il primo errore, lo dico proprio sulla mia esperienza, non ha funzionato. Non possiamo pensare che la consulta, che qualunque consulta poi peraltro, cioè non si può presentare un regolamento unico per tutte le consulte che si vogliono costituire, alcune nuove, altre riviste corrette, con un regolamento tipico di una consulta che contiene poco o nulla del funzionamento della consulta. E se questo è il cambiamento deve essere totale, non nel riproporre un regolamento vecchio di anni e che, guardate, se voi fate una piccola, come dire, indagine su internet di altri regolamenti, delle consulte esistenti in altri comuni, cioè è tutt'altra cosa. Qui non si dice nulla ed è uno dei motivi per cui la consulta, dello sport in particolare, non ha funzionato. Allora, si vuole tra l'altro cambiare completamente la forma di un comitato pari opportunità, ha detto bene prima il consigliere Piano, trasformandolo in consulta. Allora, in commissione qualcuno della maggioranza ha detto che, come dire, non crede nella validità, nell'efficacia delle consulte. Allora intanto mi chiedo perché le vogliamo formare, le vogliamo confermare. Perché se è vero questa cosa, che cosa le teniamo a fare le consulte? Non ci si crede, guarda caso, si trasforma il comitato pari opportunità, che è un organo di indirizzo, perché non è consultivo, ma di indirizzo politico, perché è vero, consigliere Ghezzi, io non aborro la parola politica, io riferisco soprattutto a degli organismi di partecipazione, se per politico intendo partecipare alla vita sociale, alla vita della città di cui faccio parte. Un impegno civico è un impegno politico, perché tutti noi, da quando ci alziamo al mattino e andiamo a letto la sera, facciamo politica. Se ci passiamo per strada, guardiamo c'è qualcosa di sporco, di per terra, di lasciato, abbandonato, chiamo la società che si occupa del recupero della spazzatura e avviso che c'è una spazzatura abbandonata. Anche quello è fare politica. Allora tutti noi, se appena appena ci interessiamo della nostra città, facciamo politica. Ma questa è un'altra cosa, ok? Quindi non è necessario far parte di una consulta, di un'associazione. L'impegno civico è un impegno politico e in questo senso io lo apprezzo come aggettivo. Non lo apprezzo quando politico diventa invece sinonimo di controllo o comunque di targettizzare, di blindare anche un attimino la possibilità di, come dire, partecipazione e di espressione. Allora, il Comitato Pari Opportunità, tornando a monte del mio ragionamento, ha un indirizzo politico, sì, quindi ha un potere di indirizzo. La consulta del pari opportunità questo potere non ce l'avrà più. Quindi, scusatemi, ma in questo senso, se non c'è uno svilimento di un soggetto che oggi ha determinate caratteristiche in una consulta che queste caratteristiche non le ha più, ditemi che cos'è. Facciamo un regolamento senza le linee guida. Che cosa voto? Punto di domanda. È come fare un assegno in bianco, scusatemi. Io voto un regolamento che omologa tutte le consulte che hanno delle specificità ben precise, perché la consulta dello sport è una cosa e funziona in un modo, la consulta dell'ambiente è un'altra cosa, la consulta dell'età evolutiva, e poi su questo mi soffermo un attimo,
è un'altra cosa ancora, però abbiamo un regolamento unico che è l'omologo nel funzionamento, nella modalità di costituzione, nella composizione e quant'altro. Secondo me c'è qualcosa che non va e poi scusate, allora io voto il regolamento ma le linee guida poi le faremo. No. Allora io va bene il regolamento per semplificare, va benissimo, però accanto al regolamento tu mi proponi le linee guida perché io vorrei capire come funziona la consulta dello sport e dov'è la diversità fra questa consulta e altre consulte. Cioè lo vorrei capire, ma lo chiedo davvero, perché sennò non capisco cosa vado a votare questa sera. La consulta dell'età evolutiva. Allora, io apprezzo moltissimo l'attenzione che questo assessore vuole dare a quella fascia di età, chiamiamo adolescenti, che comunque oggi va sempre più anticipandosi verso quasi un'età, non dico dell'infanzia, ma vabbè, i 12 anni di oggi non sono i 12 anni di qualche anno fa, quindi questa attenzione a questa fascia di età io l'apprezzo molto. Mi pongo però una domanda e mi sorge un dubbio: se questo allargare in maniera così esponenziale la competenza, passatemi l'espressione, della consulta dell'età evolutiva da 0 a 16 anni non sia un po' esagerato, soprattutto perché sappiamo benissimo che ci sono esigenze diverse, problemi diversi, linguaggi diversi, utilizzati dagli stessi esperti che si occupano di, diciamo, età dell'infanzia, età dell'adolescenza. Lo dico da genitore perché mi ci sono trovata e avendo sperimentato negli anni e utilizzato anche degli esperti che si occupano appunto di infanzia, di, diciamo, preadolescenza, noto una grossa differenza. Quindi è un dubbio, una domanda che io pongo ovviamente, perché poi questo mi fa pensare che 15 componenti per una consulta di così ampia portata siano un po' pochi. Aumentare magari i componenti diventerebbe forse esagerato, perché poi voi mi insegnate che mettere insieme troppe persone diventa difficile, quindi forse sarebbe stato il caso di pensare a due consulte. Questo non per, come dire, prolificare e esagerare nel numero degli organismi, però forse in certi ambiti. La invito a concludere. Sì, arrivo, mi scuso, concludo subito. Forse sarebbe stato appunto necessario, magari in questo caso, prevedere due soggetti differenti. Ecco, quello che voglio dire quindi è che, come ho detto anche in commissione, trovo che sia un regolamento lacunoso, molto lacunoso, e al di là degli emendamenti che ho visto che sono stati proposti questa sera, rimangono tutti i dubbi e le perplessità che ho espresso inizialmente e rispetto alle quali anch'io avevo colto, come dire, l'invito del gruppo consigliare del Partito Democratico di ritirare questa delibera, ma era un invito che avevamo già fatto anche in sede di commissione, di aspettare a proporre questa delibera per magari ragionare meglio su alcuni aspetti che sono stati rimarcati anche in sede di discussione di commissioni, per arrivare magari a un regolamento, al di là della condivisione, sicuramente più completo e che creasse meno problemi di quello che secondo me questo regolamento andrà a creare. Grazie consigliera, do la parola al consigliere Leo che ha richiesto il raddoppio dei tempi. Consigliere, vi prego di attenervi ai tempi a disposizione, grazie. No, adesso ho visto le facce delle mie colleghe, spiego subito il perché, come ho già spiegato lei Presidente. No, è soltanto perché, come spesso avviene, non si vuole, diciamo, l'onta della campanella del Presidente, quindi cercherò ovviamente di stare nei tempi ordinari. Ecco, questa sera è una serata importante, una delibera importante come sono state tante altre. È una serata in cui posso dire finalmente riscontriamo questo ritorno dei valori, degli ideali civici, insomma, di questa, e questo possiamo dire finalmente, un po' come un vecchio film a me molto caro, qualcuno sicuramente lo conosce, il film si chiama I Blues Brothers, quando a un certo punto si vede la luce. Ecco, siamo ritornati a vedere la luce e questo non può che far bene
al dibattito in questa sala consiliare, perché il dibattito viene elevato, perché mancava forse un qualche cosa in più in questo Consiglio Comunale. Ecco il ritorno dei civici, ma non lo dico in senso ironico, lo dico che in senso ovviamente che ci fa piacere, perché sicuramente su alcuni temi abbiamo delle sensibilità e dei valori comuni. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo, il cappello iniziale intervento, che ovviamente io avevo già diciamo in parte preparato, che poi va condito sentite le varie interventi e relazioni in questo Consiglio Comunale. E la difficoltà anche di intervenire dopo colleghi che hanno già espresso molto bene, analizzando tutte le varie aspetti della delibera, dalle criticità alle cose positive, quindi non posso, diciamo, magari anche con un po' di fatica, perché ovviamente non avendo professionalità dialettica, non facendo l'avvocato, mi risulta magari un pochino più difficile esprimere, però ovviamente do il contributo anche dell'esperienza fatta nel passato per questa discussione. E riprendo anche dall'intervento del consigliere Ghezzi, no, che parlava, che mi ha stimolato, insomma, questa piccola riflessione e risposta, parlava di semplificazione. Ecco, la semplificazione forse non si sposa bene con la dibattito, la dialettica democratica. Democrazia è una cosa che comunque è un po' più complessa, è un po' più, diciamo, semplifica meno, però è il sale della convivenza civile, la democrazia. È chiaro che senza, diciamo, un confronto è più semplice fare le cose, perché non si deve sentire il parere di tutti, no? Questo sono esperienze anche che ci vengono dette dalla storia che ormai, vabbè, è un po' lontana, ma che è giusto ricordare ogni tanto, anche quando, diciamo, più o meno non ricordo il periodo storico, ma forse parliamo degli anni 30, vennero abolite le associazioni sindacali, proprio perché così era più semplice governare, più semplice gestire. Ecco, consigliere Ghezzi, io capisco e comprendo che lei comunque come me viene da un'esperienza aziendale dove la semplificazione è il verbo e il Vangelo di un'azienda, ma questa non è un'azienda, non stiamo parlando di gestione di risorse umane, di risorse economiche, stiamo parlando di convivenza civile e di democrazia. Ecco, questo giusto perché, ma io la capisco perché si fa, come si dice, per deformazione professionale, diciamo così, a volte non si comprende bene che cosa vuol dire questo tipo di dialogo. Ecco, e il mio intervento, che mi ero preparato, ovviamente è abbastanza, diciamo, sul discorso politico generale della questione, e parte da ricordarsi dell'articolo della Costituzione, che è l'articolo 3, che è appeso lì, che vedete tutti, no? Che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ecco. Questo è la nostra Costituzione, che a volte fa piacere e a volte forse dipende, no? Insomma, un po', ecco, a volontà, no? Però questa è la nostra Costituzione, questa è la nostra linea. Ecco, e parlando della delibera, con i passaggi in commissione, cui ho partecipato, si sono evidenziate delle grosse criticità e possiamo dire di non essere d'accordo su molti articoli di questo regolamento, che di fatto non tengono conto delle realtà associative e puntano ad un controllo sovietico. Mi ha scippato prima il termine il collega Piano, ma io me l'ero già scritto e quindi lo dico, di queste consulte, che sono l'espressione concreta dell'interesse pubblico e della partecipazione cittadina.
Questo regolamento, nonostante l'impegno dell'assessore Pizzocchera e dei suoi uffici, ha insito una specie di peccato originale. Cioè non tiene conto del valore e della rappresentanza cittadina di chi partecipa, che è spinto dall'interesse e a salvaguardare e a migliorare nei temi in cui le varie consulte sono titolate a dibattere, discutere e confrontarsi. E quindi ci chiediamo quale valore hanno le consulte se invece di essere l'interfaccia dell'amministrazione con la città, se non da stimolo per chi amministra ed intervenire per il bene comune e del miglioramento dei servizi ai cittadini? Sembra proprio che questa amministrazione, non me ne voglia l'assessore Pizzocchera, invece di essere liberale e democratica rispetto alla visione ideologica che ci dovrebbe essere, che viene rimarcata dalla vostra parte, sia l'esatto contrario e quindi in contraddizione con i vostri principi democratici e liberali. Certo, si è voluto ordinare e regolamentare, ma spesso, come accade quando si vuole intervenire radicalmente, si rischia di fare degli errori grossolani, come, citando una famosa metafora, buttare via l'acqua sporca della vaschetta con dentro anche il bambino. Qui le cose sono due. O la fretta di fare vi porta a fare degli errori di fondo per una mancata valutazione che doveva scaturire su un confronto aperto, leale e trasparente, o è nata un'azione politica condivisa in giunta che porta in modo autoritario e arbitrario a non tener conto delle sensibilità e del confronto democratico e quindi pianificata allo scopo di zittire e di rendere meno efficaci le richieste e le istanze che si portano in questi organi previsti dallo Statuto Comunale, articolo 14, questo lo sappiamo tutti. Non comprendiamo perché i presidenti delle varie consulte devono essere di nomina del sindaco, che i presidenti nomino i vicepresidenti, che non sia stato regolamentato un numero minimo legale di partecipazione alle riunioni, ma soprattutto l'articolo 4, dove viene fissato un numero massimo di membri per consulta, come già detto già nei vari interventi, ma di cui 2/3 su nomina del Presidente, che è di fatto un'emanazione del Sindaco e solo 1/3 dalle associazioni iscritte nell'albo comunale delle associazioni. Non è accettabile, come scusante detta in terza commissione, che vi siete rifatti al regolamento della consulta dello sport, come già detto e spiegato molto bene dalla mia collega Di Pietro. Questo è stato fatto anni fa ed è quindi obsoleto e tutti sapevano che doveva essere cambiato e aggiornato. Mi fa specie, e non me ne voglia, consigliere collega Valsecchi, che lei adesso che è presidente della consulta non sapesse e non avesse l'esperienza di membro della consulta dello sport precedente delle discussioni del lavoro fatto che poi, ahimè, non fu portato a termine. Con profondo rammarico e arrabbiatura del sottoscritto, questo se lo ricordo bene. Nei confronti di chi aveva allora la responsabilità, quindi parlo del presidente precedente della consulta dello sport, di inoltrare l'istanza di revisione e che per giochi politici, personali e di scontro con l'allora maggioranza, pur essendo rappresentato in giunta da un assessore, di fatto rese inutilizzato il lavoro fatto nella commissione. E questo, se lo ricorda bene il consigliere Valsecchi, mi fece molto arrabbiare. Caro collega consigliere, nonostante il suo intervento in commissione, nonostante aver reso in occasione di questa pubbliche le sue difficoltà a costituire la sua commissione, non può essere giustificato il suo atteggiamento di accettazione della situazione senza sollevare il minimo dubbio sulla partecipazione democratica, parlando solo di quello, direi poco, che avete fatto fino adesso e di fatto trasformando una consulta, a mio avviso, a mia opinione, in una specie di comitato organizzativo di feste che ha l'unico scopo di essere vetrina di questa amministrazione. Sono coerente e in politica la coerenza è una dote che non hanno tutti. Non va bene adesso e non andava bene prima. Mi sento molto libero di esprimere questo pensiero e non sono condizionato da nessun ruolo politico e quindi mi sento intellettualmente e politicamente trasparente nell'esprimere la mia opinione negativa su questa proposta di delibera. Quindi,
Gentilissima Assessore Pizzocchera, egregio signor Sindaco, anche se forse è un po' tardi, il nostro invito che estendiamo a tutto il Consiglio Comunale è quello di soprassedere momentaneamente, rivedendo la questione, per non generare anche false aspettative, perché non renderebbero credibile nel tempo e demotiverebbero la partecipazione, e che questa azione forzata rischia di far diventare un flop e anche un boomerang politico. Questa regolamentazione avulsa dalla partecipazione spontanea e democratica. Grazie Presidente. Grazie a lei, do la parola alla consigliera Chittò. Grazie Presidente. Allora, io farò un intervento che non entrerà minimamente, credo, nel merito del regolamento. Non lo farò perché quello che si sta consumando questa sera è un passaggio politico molto importante per la città, e si usa lo strumento del regolamento della consulta in modo come una mazza da dare in testa, non agli avversari, ma agli alleati. L'assessore Pizzocchera ha fatto una relazione molto puntuale, molto politica, molto in discontinuità rispetto a quanto da lei sostenuto durante la campagna elettorale, quando è stata candidata per una coalizione civica. Sono passati mesi, non tantissimi, è entrata in giunta con un ruolo molto politico, tutti noi lo sappiamo, e lo sta esercitando molto bene, ma nulla ha di civico. Ho ascoltato con grande interesse la sua relazione, perché ne riconosco, come dire, la chiarezza del dirigismo che c'è in questo atto, che è stato molto ben descritto, puntualmente analizzato da tutti i miei colleghi, quindi sarebbe assolutamente inutile qualunque mia ulteriore riflessione. Mi fa specie, sempre da donna, però mi permetta, Assessora, che lei porti avanti una scelta politica di sostituire e cancellare un comitato delle pari opportunità in una consulta delle pari opportunità, fatto da una donna, esattamente come l'intervento che ho fatto prima, mi colpisce molto. Avrà modo di spiegarmelo, non avrà modo di convincermi, ma è il suo dovere quello di spiegarlo a tutta la città. Ho ascoltato con altrettanto e profondo interesse l'intervento del collega Lanzoni. Quell'intervento era un intervento anche sofferto, lo si capiva. Nei passaggi in cui parlava di lealtà nei confronti del sindaco c'era anche la sofferenza di chi in questi mesi probabilmente ha fatto scelte forzandosi, ma comportandosi, come diceva lei, in modo leale. Bene, consigliere Lanzoni, questa lealtà però non basta al sindaco. Il sindaco vuole dei consiglieri fedeli, che è ben altra cosa dalla lealtà. E quindi vi deve punire, perché non era nel programma di coalizione una revisione così pesante e dirigista rispetto alle associazioni, che erano la vostra anima elettorale, il vostro punto politico di discussione con la città. E quindi bisognava in qualche modo ulteriormente mettervi alla prova. E questa sera chi viene messo alla prova siete voi. Siete voi. A discapito ovviamente poi di una parte di città, ma al sindaco della città intesa come comunità non interessa. Come comunità al sindaco sono convinta che non interessi. Allora quello che io
penso è che se così è, se questa lealtà c'è, deve essere esercitata fino in fondo, con grande coraggio, assumendosi delle responsabilità, sapendo che quello che il sindaco vuole, il sindaco si farà. Ha un braccio armato politico, che è quello dell'assessore, che andrà avanti, dei consiglieri fedeli, magari un po' meno leali, e quindi andrà avanti, ma il messaggio va dato. Per la vostra coerenza, per non farvi mangiare l'anima, perché questo si tratterebbe. Questo è un dispetto politico, un misurare le forze. Il sindaco lo sa bene e sa esercitare molto bene quest'arte. Un misurare le forze per mettere in difficoltà. Non so se per la fine per essere più forte, ma non do questa lettura. Quindi se effettivamente questa sera voi avete detto per questa delibera che il re è nudo, bene, vi chiedo con umiltà di essere insieme a noi coerenti rispetto a un tema che magari poi avremmo declinato differentemente, non ho la presunzione di dire voi la pensate come noi, no, assolutamente, o viceversa. Però voi avete contribuito all'elezione di questo sindaco, che deve a voi moltissimo perché la maggioranza non ce l'aveva. La maggioranza piano piano se l'è guadagnata, tolta consigliere dopo consigliere. Ecco, facciamo in modo che almeno quelli leali che sono rimasti si differenzino quantomeno in quello che è la sostanza della loro anima. La parola al consigliere Molteni. Grazie consigliere, anche tu. Grazie presidente. Vi chiedo scusa probabilmente del mio intervento che non sarà così filante, così bello, così edulcorato, così, perché non l'ho scritto. Io sono molto travagliato in questo momento. Quello che è la mia storia penso sia abbastanza conosciuta da buona parte delle persone che mi conoscono e sicuramente da chi mi ha dato fiducia a suo tempo. Prima una precisazione che purtroppo la consigliera Di Pietro in parte mi ha così soffiato. In parrocchia o nell'ambito delle associazioni, nel momento in cui si fanno delle scelte, si fa politica. Non è politica magari da consiglio comunale, ma nel momento in cui io scelgo di servire, perché servire tale, il più debole o chi ha bisogno, o portare la mia esperienza professionale nei confronti di chi può trarne un utile, è una scelta politica. E su questo non penso si possa transigere. Tornando invece un po' più a bomba del discorso, io critico, e non è una novità, non è un fulmine a ciel sereno, perché in questi giorni in diversi ambiti io ho esternato la mia posizione, che è quella che secondo me si è sbagliato tutto il percorso. Le associazioni di volontariato, di cui io conosco bene le realtà, perché ne ho fatto e ne faccio parte. Quella che è la ricchezza del volontariato è una ricchezza inestimabile e hanno una dignità tale per la quale, secondo me, non secondo me, sono convinto, il percorso da seguire doveva essere diverso. Dovevano in qualche modo essere, non in qualche modo, dovevano essere coinvolte nella stesura di questo regolamento, che magari è ottimale, io non entro nemmeno nel merito di valutarlo, ma il modo, la procedura non è stata corretta. A noi, nell'ambito appunto delle associazioni di volontariato, è stato insegnato quel concetto che si chiama democrazia associativa, che fa sì che, particolarmente nello scautismo di cui io ho fatto parte per anni,
che tutto viene anche dalla base, no? Chiamiamola così. Per cui forse coinvolgere, senza forse, scusate, ve l'ho detto, sto parlando così a getto, coinvolgere le associazioni nella stesura di quello che sarà poi il regolamento che le regolamenterà, scusatemi il gioco di parole, era a mio giudizio indispensabile. Non voglio fare una dichiarazione di voto adesso, ma tanto sembra che sia abbastanza, io non l'ho abbastanza evidente, non posso votare a favore, la faccio la dichiarazione, non posso votare a favore di questo regolamento, perché il percorso seguito non mi trova minimamente d'accordo. Di conseguenza, vabbè, e poi dopo, non so se ci sarà la dichiarazione, lo dico già, io non la voterò, non voto contro, mi astengo, non voterò questo regolamento, perché è proprio dalla base che è sbagliato il concetto. Scusate un po' la mia, però così è, vi ringrazio, grazie. Grazie a lei, do la parola al consigliere Cozza. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io non avevo preparato questo intervento, scusate, ma è curioso sentirsi dare dei sovietici da un partito che è il diretto erede del Partito Comunista. Curioso. Come è curioso sentire il PD che loda l'intervento di una parte dei civici. Era un intervento così, come ha detto l'amico Molteni, l'intervento del PD era così bello e filante che sembrava quasi che fosse già pronto. Ma al di là delle battute, e al di là, veniamo al regolamento, al di là del fatto che potesse essere obsoleto o vecchio o da migliorare, è un fatto, l'hanno detto tutti, che il nuovo regolamento è stato fatto sulla falsariga di quello della consulta dello sport. E se è sovietico il nuovo regolamento, allora era sovietica anche la precedente amministrazione quando ha predisposto e approvato il regolamento della consulta dello sport. Poi mi permetto di fare una considerazione, un'osservazione sull'intervento del consigliere Piano, in particolare sulle sue considerazioni di carattere giuridico e avvocatizio. Considerazioni che peraltro mi trovano quasi sempre d'accordo, forse perché abbiamo la stessa sensibilità e facciamo lo stesso mestiere. E mi riferisco alle dure critiche sul testo di quella parte del regolamento che riguarda l'albo delle associazioni, per esempio quella sull'articolo che dice oltre a quanto disposto dal codice civile, eccetera. La ringrazio per averci fatto notare questi aspetti che sicuramente si possono migliorare, però non comprendo la veemenza con la quale si è rivolto agli assessori, addirittura al segretario, perché faccio notare che il testo di quella parte del regolamento non è stata cambiata, è uguale, identico a quello attuale che fu dalla precedente amministrazione, quindi anche da voi, redatto e approvato nel 2014. E comunque, al di là di queste piccole osservazioni, noi siamo favorevoli nel complesso a questo regolamento che disciplina in maniera organica e semplificata la materia. Grazie. Grazie a lei, do la parola al consigliere De Cristo che ha rinunciato al raddoppio dei tempi. Grazie Presidente. No, purtroppo no, l'ho preso, ma spero di non utilizzarlo tutto il tempo, però l'argomento richiede. Mi scuso sin d'ora per l'ora tarda. Ma io ho ascoltato veramente con vivo interesse finalmente in quest'aula stasera e purtroppo, e capirete tra un attimo perché dico purtroppo, c'è un confronto politico anche di medio-alto livello. Questo mi fa piacere, la cosa mi farebbe estremamente piacere se non ne vivessi anche la drammaticità dell'argomento. Perché guardate, io stasera mi trovo in profondo imbarazzo perché questa delibera, non nego che ha creato un profondo dibattito anche all'interno degli attivisti del gruppo che rappresento,
dibattito che è tuttora in corso, perché ogni tanto mi arrivano anche messaggi sul telefonino, a seconda della sensibilità politica di ognuno. Io tenterò di essere scevro da quelle che sono le mie esperienze personali, che come consigliere Ghezzi ho avuto la fortuna di fare e di vivere nel corso della mia vita nelle associazioni di volontariato, però volevo sottolineare veramente quello che si sta consumando stasera, che a mio avviso è una cosa che tocca tutti e da cui rischiamo tutti di uscirne con le ossa rotte. Io ho apprezzato stasera veramente l'intervento di tutti, perché ritengo che stasera l'argomento sia particolarmente sensibile e ognuno con la propria passione dimostrata verso questo argomento, all'interno del proprio intervento ha detto un qualcosa di giusto, un qualcosa di recepibile, un qualcosa che ha una profonda verità. Magari non si può essere d'accordo nella completezza dei vari interventi, però un qualcosa di giusto da ognuno di noi, cari colleghi, è stato detto. Mi riferisco all'intervento del collega Lanzoni, io veramente difficilmente siamo in accordo, rappresenta anche una lista con cui ho avuto anche spesso un battibecco, però stasera non posso che notare il pathos con cui ha espresso la posizione e della situazione in cui è costretto in quanto rappresentante di quel mondo civico. Forse ha mediato di più il comunicato stampa, che è stato molto duro oggi da parte, legittimo da parte del presidente della propria associazione, così come anche capisco alcuni passaggi dell'intervento del consigliere Ghezzi. E addirittura mi fanno essere quasi in accordo col discorso profondamente politico e sicuramente di fine politica fatto dalla consigliera Chittò, che di mestiere giustamente ha sottolineato le discrepanze della tragedia politica che si sta consumando stasera anche all'interno della maggioranza e che sta mettendo tutti noi un po' tutti sotto pressione. Io guardate, quando sono andato in commissione ho espresso subito all'assessora, commissione tra l'altro ammetto da cui sono dovuto andare via prima per impegni familiari, per cui non ho potuto seguire tutto il percorso, ma avevo letto la delibera il pomeriggio e la prima cosa che mi era balzata all'occhio era proprio il peso ingerente che avrebbe avuto la politica dopo l'approvazione di questa delibera all'interno di un argomento così delicato quale può essere il mondo dell'associazionismo, ma fermiamoci al mondo delle consulte. Ecco, io ritengo che se vogliamo essere costruttivi fino in fondo bisogna riconoscere le cose vere dette da tutti e bisogna riconoscere anche un qualcosina di poco vero che è stato detto da altri. Ma questo, guardate, rispetto a tutte le altre serate, non lo dico con spirito accusatorio, ma mi sforzo di dirlo proprio con spirito costruttivo, per far capire, per far superare quella reciproca accusa politica che potrebbe minare la olicità, se mi passate il termine, di un argomento importante di cui abbiamo avuto dimostrazione che interessa tanti cittadini. Abbiamo avuto la presenza veramente di tanti cittadini in sede di commissione. Bisogna avere il coraggio, io apprezzo addirittura le parole dell'assessore Pizzocchera che difende la sua delibera, evidentemente se l'ha stilata con gli uffici, ha avuto un mandato, ha un indirizzo politico, ha tentato di spiegare qual è la sua visione politica e qual è il fine di questa scelta politica. Un cambiamento. Può essere ben peggio, meglio, ma sicuramente il messaggio politico è, se non ho capito male, diamo un taglio col passato e tentiamo di far funzionare queste consulte in maniera diversa. Mi corregga se sbaglio poi in sede di replica. E allora è innegabile che bisogna riconoscere che le consulte, soprattutto questo regolamento, essendo stato fatto sulla consulta dello sport, che a ammissione di tutti è quella che funzionava meno peggio,
Bisogna iniziare a dire con il capo cosparso di cenere, ma ripeto, senza toni accusatori stasera, nei confronti di nessuno, che se già non funzionava, chi amministrava precedentemente non ha avuto il coraggio di cambiarlo. E questo è un dato di fatto, ma non lo dico con tono critico. E forse bisogna dire che stiamo pagando lo scotto di scelte politiche che si rischiano di fare anche stasera senza guardare al dopodomani. Io mi ricordo che un grande statista ha sempre detto, il politico, mi si passi la citazione, il politico da quattro soldi pensa al domani, il politico vero pensa alle prossime generazioni. Adesso io capisco che non nascono più tutti i giorni politici di quello spessore. E però bisogna anche dire che allora, quando ci si era reso conto che non funzionavano le cose, all'epoca tutto andava bene, e beh, bisogna dire, faceva comodo che la consulta dello sport, ad esempio, funzionasse in quella maniera. Io ho avuto esperienza personale, e poi la chiudo questo discorso, che non mi voglio fermare su questo, proprio per far capire la mia non polemicità sulla cosa. Ma io ho avuto esperienza, per esempio, nella consulta dello sport. Piccola, due o tre occasioni, in due o tre sedute sono andato. E all'epoca, signori, bisogna dirlo, io lo dico anche magari suscitando qualcosa, qui le associazioni sportive, la maggior parte, sono sempre state la cinghia di volano di un certo pensiero politico sulla città. È innegabile, parliamoci chiaro. C'era un'associazione sportiva che faceva il bello e il cattivo tempo su tutte le altre associazioni sportive. E questo bisogna dirlo. Ma non c'è niente di male in questo, se non che già all'epoca si tradiva il valore dell'associazionismo sportivo comportandosi in questa maniera. Ma io mi sforzo di fare un passo ulteriore. La soluzione qual è? Fare la stessa cosa con un colore diverso ma comportandosi alla stessa maniera? Guardate, io oggi ho preparato perseveramente, ma l'ho fatto volentieri, ho letto la delibera e ho preparato e mi sono sforzato di preparare degli emendamenti correttivi, compreso un ordine del giorno, affinché la delibera fosse un pochino più equilibrata. Ma mi sto rendendo conto, sentendo i vostri interventi, che qui la situazione non è come la delibera precedente, dove bene o male, con qualche aggiustamento, è risultata più o meno accettata dalla collettività. Il male di questo, signor Sindaco, il male di questa delibera, qui non le faccio un'accusa, Assessore, perché conosco, almeno mi vanto di conoscere quel po', so come ragione, so che non è quello il suo vero intento, però vorrei che ci si fermasse un attimo veramente e rendersi conto in maniera non strumentale, lo dico, che questa delibera rischia di alimentare un'ulteriore spaccatura all'interno della città. Allora la domanda è, ma veramente vogliamo creare una spaccatura all'interno della città? O un'ulteriore spaccatura? Ne abbiamo veramente bisogno? Per di più andando a lavorare, e quindi ho usato il termine lavorare, non speculare, ma lavorare su un mondo delicato, quale può essere l'associazionismo. Allora, questo è l'esempio dove, io lo dissi anche in commissione questa cosa, siamo sicuri che non possiamo soprassedere per un periodo breve di tempo e rimodulare la delibera, magari allargando le parti di ascolto e invitando e mediando di più le posizioni rispetto a tutte le sensibilità della città. Questo mi sembra uno, magari mi sbaglio, ma mi sembra uno dei rari casi in cui il decisionismo, o quantomeno la voglia di dimostrare che si è diversi rispetto a chi ci ha preceduto, ed è legittima questa voglia, rischia però di fare un danno, se non peggiore, quantomeno simile, se non di colore diverso. Allora, signor Sindaco, perché non coglie l'occasione per dimostrare, e glielo dico veramente con tutta la non strumentalità del ruolo che occupo in opposizione, perché non dimostra la sua vera forza politica soprassedendo a questa delibera, rimandandola? Ne uscirebbe molto più forte a livello di immagine, magari facendo tacere anche chi, come giustamente la consigliera Chittò, vuole dare invece una
una figura e vuole tratteggiare la sua figura nell'amministrare questa città. Io invito veramente a pensare in questo poco tempo che abbiamo, perché al di là degli emendamenti, se verranno approvati o meno, qui non si tratta di mettersi la medaglietta o il merito per fare poi domani un comunicato a stampa e dire che bello sono stato io. Mi sto rendendo conto, ascoltando tutti, che tutti bene o male abbiamo torto o ragione, salvo che qualcuno intervenga dopo di me, compreso me, che non dica castronerie che non stanno in cielo e in terra. Però veramente gli interventi che si sono succeduti sino adesso hanno tutti un fondo di verità e tutti un fondo di demagogia, di cose che non sono state dette. E ho fatto un esempio per tutti. Allora, veramente, su un tema così importante, signor Sindaco, lei ha già avuto, e non è quello a cui miro io, a me non interessa, mi dispiace che abbia su questa delibera la sua maggioranza spaccata. Da partito dell'opposizione dovrei gioirne. Però mi dispiace anche per il rapporto umano che posso avere con qualche consigliere di maggioranza. Adesso mi dispiace, sarò curioso di vedere per esempio il collega Valsecchi, che secondo me è in profondo imbarazzo stasera nel decidere cosa fare, quando in commissione ha fatto un intervento ben specifico a favore di questa delibera e poi sento la giusta osservazione del consigliere Lanzoni, che si trova a disagio invece, e del collega che mi ha preceduto, che si trovano a disagio nel votare questa delibera. Allora la domanda è, siccome io parto dal presupposto che solo i muli non cambiano strada, il mulo quando si intestardisce su qualcosa continua a sbattere la testa contro il muro finché non si rompe o la testa o si rompe il muro. Adesso, siccome non reputo che Sesto San Giovanni, che è la mia città adottiva, meriti tanto, e non meriti e non penso nemmeno che questo pubblico che è stato qui, sono le 00:06, mezzanotte, che è stato qui fino a quest'ora, una cosa rara, ad ascoltare la discussione di una delibera che sente così viva, ognuno con i propri motivi, parliamoci chiaro, ognuno col proprio credo politico, ognuno col proprio ideale politico, ognuno con la propria convinzione di cosa è l'associazionismo, giusto o sbagliata che sia. Ma signori, abbiamo un pubblico che sta qui fino a mezzanotte, evidentemente il problema è particolarmente sentito sulla città. Allora, siamo sicuri che per giustificare un'azione, seppur legittima, di cambiamento e di taglio col passato, questo sia totalmente il modo corretto di agire? O ci può essere una via di mezzo tra le posizioni di chi ci ha preceduto e da quello che vi hanno preceduto, pardon, e tra quello che proponete voi oggi? Così da ricomporre anche non la frattura nella maggioranza, perché non è interesse mio da partito dell'opposizione, ma quantomeno la frattura che rischia di crearsi a livello di tessuto sociale associazionistico di tutto quel mondo del volontariato che è presente sul territorio. Questo veramente mi sento di perorare questa richiesta con enfasi, e che mi trova anche me stesso in imbarazzo, perché io non so, anche se la maggioranza dovesse accettare i miei emendamenti, i miei o quelli rappresentati dal mio gruppo che rappresento, veramente non so se votare a favore o contro. In tutte e due le ipotesi, con questa delibera comunque mi lascerebbe dell'amaro in bocca, non so se ho reso l'idea. Avrei comunque paura di aver sbagliato in qualcosa, avrei comunque paura di aver fatto qualcosa che non è totalmente l'obiettivo che magari questa amministrazione, o quantomeno noi che ci stiamo confrontando, vogliamo ottenere questa sera. Però la domanda è, e concludo l'intervento, assessore, è sicura che non possiamo rimandare la decisione di questa delibera? Cosa comporta una decisione del genere? Il fatto di dover dire, oddio, mi hanno fatto notare in aula che forse è il caso di rimodularla? Io la conosco per la sua preparazione, per quello che ha dimostrato anche nella delibera precedente, nel rapporto di reciprocità, di arricchimento venuto dal confronto. Questa
rischia di essere una delibera ben peggiore. Rischia di avere degli effetti a lungo termine e di creare dei risentimenti sul territorio che faranno ottenere in alcune parti del tessuto sociale esattamente l'effetto opposto di quello che voi vi prefissate. E questa non sarà una sconfitta per la maggioranza, per l'opposizione, per un'associazione o più associazioni o una parte del volontariato. Creandosi la frattura, visto il tema, rischia di essere una sconfitta, io non ho la sfera di cristallo, ma rischia di essere una sconfitta per la città intera. Io non so se si è resa conto degli appelli accorati che sono venuti da più parti. Non vuol dire nel rimandarla dar ragione a uno o dar ragione all'altro. Le sto offrendo umilmente, in primis, l'uscita dignitosa politica che io, se fossi al vostro posto, questa sera adotterei, vista stante la situazione, adotterei senza pensarci due volte. Magari nel ripresentarlo uguale, però a seguito di un profondo confronto con le parti. In poco tempo, ma secondo me un ripassaggio, non dico in commissione, ma con le parti sociali tutte, io lo farei e mi sento di consigliarlo. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Do la parola al consigliere Attanasio. Grazie Presidente. Ha ragione il consigliere Di Cristo. Abbiamo sentito tutti gli interventi. C'è chi ha ragione, chi torto, sembrano tutti normalmente. L'unico però che sono al 100% e condivido il suo intervento è il consigliere Ghezzi. Volevo fare alcune riflessioni, caro consigliere Leo. In questa maggioranza ci sono tre gruppi di civici. Lista civica di Stefano Sindaco, l'identità civica e sesto nel cuore. È un argomento molto importante questo. E ognuno, mi fate finire di parlare, e ognuno può avere un diverso modo di pensare. Per cui secondo me può anche non essere una spaccatura. È una delibera, punto, a capo. E con questa, carissima consigliera Chittò, deve capire che noi consigliere, anche tra noi, discutiamo, interagiamo. Non siamo dei schiacciabottoni come eravate voi lì. Ok? È così. Comunque, voglio ringraziare l'assessore e i suoi uffici per il cambiamento che intendono apportare per quanto riguarda queste consulte dei cittadini e l'albo delle associazioni. Io capisco che i cambiamenti spaventano, ma nel 2018 occorre svecchiarsi e modernizzare questi organi, che rischiano altrimenti di restare dei carrozzoni infuggibili per i cittadini. Carissimo Leo, consigliere Leo, durante le commissioni ci siamo resi conto, no, come ha detto lei, che ci sono delle criticità, no, ci siamo resi conto che siamo indietro anni luce nei confronti di altre realtà. Noi modifichiamo, ma non annulliamo. Integriamo con la consulta, quindi aumentiamo gli interlocutori e l'opposizione dovrebbe essere contenta. Mi domando perché bisogna fare queste contestazioni a queste modifiche. A chi danno fastidio? Forse chi prima utilizzava le associazioni a scopo politico? Non voglio crederci e non voglio pensare. No. Anche secondo il mio pensiero, le associazioni devono svolgere un ruolo indipendente
dalla politica. E lo dico con forza. Ognuno faccia le proprie riflessioni. Punto. Grazie. Do la parola alla consigliera Iosa. Prego. Grazie, consigliera. Presidente. Ma partirei dall'intervento della consigliera Chittò, che in maniera molto politica ha preso al balzo quello che è successo in aula stasera. Vorrei però portare l'attenzione su un particolare di quello che è stato dichiarato. Io credo che il problema, visto che noi stasera stiamo votando un regolamento che va a coinvolgere la Consulta dello sport, la Consulta del commercio, la Consulta dell'ambiente, la Consulta dell'età evolutiva, la Consulta delle pari opportunità e la Consulta delle associazioni. A parte il fatto che mi piacerebbe sapere dov'è tutto questo sconvolgimento quando da sempre le consulte sono stati organi politici all'interno del quale venivano messe dentro persone scelte dai partiti e che lavoravano all'interno delle consulte. Quindi mi sembra che si sta parlando di una roba che non esiste, perché le consulte sono sempre state questa roba qua. Addirittura la presidenza delle consulte era in mano agli assessori per molte cose. Di conseguenza, di che cosa si sta parlando stasera, che sembra lo scandalo della serata, che il sindaco nomini il presidente della consulta quando sono sempre state di indirizzo politico, mi fa sorridere, primo. Secondo, la consulta dello sport preso come esempio non ha mai funzionato perché il regolamento era sbagliato. La consulta dello sport oggi, che ne dica il consigliere Leo, funziona. La consulta dello sport oggi non organizza solo feste e eventi, ma ragiona con le persone che ci sono sedute intorno al tavolo. La consulta dello sport, se non sbaglio, sta rivedendo il suo regolamento all'interno per vedere che cosa tenere e che cosa non tenere. Ma che i membri della consulta siano contenti e soddisfatti di fare parte di quella roba lì, io ci sono andata una volta e mi è sembrato evidente. Evidentemente abbiamo avuto due riscontri diversi tra me e lei. La creazione della consulta, questo passaggio perdonatemelo ma è doveroso, la creazione della consulta del commercio. Esiste un tavolo del commercio nominato dalla giunta, il cui presidente era a nomina del sindaco. La consulta del commercio prevede che all'interno di questa consulta partecipino gli organi più rappresentativi delle associazioni del territorio, che non ci sono. Vengono messi dentro anche gli organismi sindacali, come comunque l'Unione Commercianti, che sul territorio non c'è. La persona che ha dichiarato in commissione che le consulte sono sempre servite a poco sono stata io. E ho dichiarato chiaramente che le consulte erano semplicemente un modo falso di cercare di dare partecipazione quando qualcuno aveva già deciso che cosa bisognava fare. E lo ripeto questo concetto. Il tavolo del commercio, io sono andata, ho convocato i due consiglieri di Pietro e Valsecchi dicendo che comunque quella roba lì non funzionava. Sono andata dall'assessore e gli ho detto a me di fare il presidente del tavolo del commercio di una roba che non funziona non me ne può fregare di meno. Di conseguenza o lo chiudiamo o troviamo un'altra strada. Perché? Perché le grandi associazioni come l'Unione Compagnia Cantante dialogano direttamente con l'assessorato, perché i loro temi sono sopra il territorio, sono sindacati e quindi discutono dei grandi temi con l'assessore. Che cosa stavamo perdendo? Il rapporto diretto con la città e con i quartieri e con le esigenze del territorio. Faccio questo esempio perché mi sembra che in commissione sia stato chiaramente espresso dall'assessore che l'idea di creare le consulte nasceva dal fatto, e mi ricollego a quello che diceva il consigliere Ghezzi, di avere degli organi che riescano a lavorare sui temi e sulle indicazioni che vengono date dagli assessori,
perché altrimenti la consulta di per sé, se si trova e continua a parlare del sesso degli angeli, non produce niente per se stessa e non produce niente per gli assessori che devono portare avanti gli indirizzi politici. Allora, siccome stasera è stato detto che il sindaco Di Stefano è il re sole, mi piacerebbe sapere se vuole, il re sole lo dico io, perdonatemi perché bisogna sempre stare attenti a quello che si dice, comunque decide, fa, forca e briga per i cavoli suoi, mi piacerebbe sapere che motivo avrebbe di creare insieme all'assessore le consulte se comunque non gli interessasse discutere. Se poi vogliamo parlare di quello che è il centro della discussione di stasera, ovvero l'assemblea delle associazioni, secondo me sarebbe molto interessante che i consiglieri di quest'aula si facessero dare i verbali, perché la consigliera Pagani in commissione ha fatto una domanda: cosa faremo di tutto il lavoro fatto dall'assemblea in questi lunghi mesi? E allora secondo me sarebbe interessante, per ampliare la discussione, che noi ci facessimo dare i verbali per capire di che cosa ha discusso l'assemblea delle associazioni in questi mesi, dal momento in cui è stata creata. Così forse ci renderemmo conto che anche a oggi quella roba lì rappresenta solo un certo numero di associazioni e che tutte quelle che non fanno parte di quell'area sono fuori. Tanto è vero che quando Sesto nel Cuore fece nello scorso mandato quella proposta, il presidente che fu nominato fu Bonfanti, che era una figura media, non era una figura che apparteneva alla destra o alla sinistra, era una figura media. Come mai adesso viene detto che tutto quello che c'è e che comunque non sta rispondendo alle esigenze dell'assessore, alle richieste che vengono fatte dal territorio, a altre associazioni che chiedono di essere rappresentate e non trovano rappresentatività, invece va bene? Altra cosa, i civici non è che sono civici. Io capisco il suo accorato appello all'anima e al cuore dei consiglieri di Sesto nel Cuore, che finalmente hanno alzato la testa da questo governo imperialista e hanno finalmente espresso il loro parere. Ma i civici fanno politica, la faranno meno bene dei partiti, non avranno organismi di riferimento alti all'interno del quale possono chiedere, possono rapportarsi, ma i civici, se sono seduti in quest'aula, è perché hanno deciso di fare politica, non è che hanno deciso di fare quello che sta in mezzo e non sa mai che posizione prendere, oppure bisognerebbe prendere la posizione che va meglio in quel momento, perché o sei fedele o sei leale, la differenza mi sfugge. E mi piacerebbe molto chiedere ai consiglieri di Sesto nel Cuore, perché evidentemente lei sa cose che noi non sappiamo, mi piacerebbe molto chiedere ai consiglieri di Sesto nel Cuore se in questo anno e mezzo hanno fatto votazioni che non condividevano e sono stati obbligati a fare. Perché dal nostro confronto di maggioranza sono sempre emersi dei confronti anche accesi su alcuni temi, ma che io sappia siamo usciti tutti convinti di quello che stavamo facendo. Se la cosa è contraria, sto dicendo, mi piacerebbe molto che Sesto nel Cuore mi dicesse in quale occasione si è sentita obbligata a fare votazioni che non riteneva opportune. Comunque i civici fanno politica, tentano di fare politica e tentano di confrontarsi all'interno del governo di questa città. Altra cosa, l'organo di indirizzo è il Consiglio Comunale. Non può essere organo di indirizzo un comitato, altrimenti vuol dire che noi creiamo un governo parallelo. È per questo che vengono fatte le consulte, perché all'interno delle consulte si possano tirare fuori i temi e ragionare sui temi che chi fa parte della consulta ritiene importante portare in evidenza dell'assessore,
oppure sarà l'assessore stesso che chiederà alle consulte di lavorare e di ampliare dei temi che lui, lei, chi per esso vuole portare avanti. Questo è il compito della consulta. Se poi quello che dispiace tantissimo è che comunque in questo modo le consulte vengono anche aperte a persone che comunque fino adesso non hanno trovato spazio e oggi in alcuni ambiti non riescono ancora a trovare spazio, e ci dispiace, però comunque non è che ci sono i figli e i figliastri, devono riuscire ad entrare in questa tanto famigerata partecipazione che fa vedere partecipi solo chi si vuole. Tutti quanti non possono partecipare sempre quelli e non possono essere sempre quelli a dire che cosa va e che cosa non va. Punto. Punto. Va bene, non ci sono. Pasquinelli, prego. Grazie Presidente. La struttura del nuovo regolamento si rifà a quello della consulta dello sport. Accorpare in un unico documento i vari regolamenti delle consulte esistenti sul nostro territorio serve a rendere omogenea la regolamentazione di tutte le consulte e le associazioni cittadine. Le consulte, come risaputo, hanno funzione consultiva e propositiva a supporto dell'azione amministrativa e devono necessariamente essere ben organizzate affinché possano creare effettivamente un dialogo tra l'amministrazione comunale e i cittadini. Fatta questa premessa, il regolamento che andiamo ad approvare questa sera stabilisce tra i punti più significativi che la nomina del presidente di ogni consulta viene designato dal sindaco e il presidente a sua volta indica i 2/3 dei componenti della consulta, mentre l'altro terzo vengono eletti dalle associazioni iscritte nella pertinente area dell'albo comunale. Il presidente di ogni consulta inoltre designa un vicepresidente scelto tra tutti i membri della consulta stessa. Per quanto ci risulta ad oggi, le varie consulte del territorio, a eccezione di quella dello sport, non hanno prodotto molto, vuoi per scarsa partecipazione dei componenti o la bassa frequenza delle convocazioni da parte dei presidenti. Con il nuovo regolamento ci proponiamo di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini, dando la possibilità al presidente di scegliere le persone, privilegiando la qualità e professionalità a discapito dell'appartenenza politica. In questo modo sarà possibile formare una squadra di persone preparate e motivate con le quali lavorare in un modo proficuo per il bene della città. Anche l'allargamento della consulta a tecnici lo riteniamo un fatto positivo, perché vengono introdotte figure professionali che contribuiranno certamente a elevare il livello qualitativo delle consulte stesse. Ben vengano queste figure. Per favorire l'attività delle consulte abbiamo inserito nel regolamento che le sedute sono sempre valide, a prescindere dal numero dei partecipanti, articolo 5.3 del regolamento. Con l'articolo 8.2 viene stabilito che l'istituzione di nuove consulte devono avere un passaggio nella commissione di competenza prima di essere istituite e renderle operative e che l'avvenuta istituzione delle stesse verrà comunicata nel primo consiglio comunale. Per quanto ci riguarda, il nostro parere su questo regolamento è positivo. Pertanto il gruppo Lega Nord voterà a favore della delibera. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Se non ci sono altri interventi... Prego, consigliere Vassecchi. Grazie, Presidente. Fa piacere arrivare a 60 anni e sentirsi definire presidente di un soviet. Di questi tempi di chiaroscuro nel mondo del lavoro, è un diploma che è sempre meglio mettere via e magari può essere anche utilizzato. Ero dentro in due vecchie strutture di consulta. La consigliera Iosa ha già citato il fatto che ero uno dei membri eletti politici nel tavolo del commercio. Ed effettivamente ho partecipato a quell'incontro in cui al riconoscimento di non avere né una continuità legata alla possibilità di organizzare delle riunioni, non c'era una risposta da parte dei partecipanti, mi venne spontaneo, da presidente di un soviet che pensa al soviet suo, di dire: guarda che in questi mesi, nella consulta dello sport, stiamo facendo una bella esperienza,
Quindi il percorso potrebbe essere questo. Quindi vengo a parlare del Soviet mio, visto che tutti hanno citato la consulta dello sport. E mi fa specie che proprio persone che l'hanno vissuta, due consiglieri qui presenti, e anche un consigliere che forse non era un membro eletto di Cristo Vero, quindi partecipava solo come uditore alle riunioni, non abbiano capito perché non funzionava prima. E non avendo partecipato adesso... Scusi un attimo, consigliere. Però, consigliere Levo, io sono stato anche abbastanza... È la terza volta che lei interrompe, io non dico niente, però non può essere questo il sistema. No, perché quando parla lei, io sto molto attento e cerco di non farla mai interrompere. Usi la stessa cortesia nei confronti dei suoi colleghi. Grazie. Vada avanti, assessore, consigliere. Grazie. Probabilmente mancata la presenza o c'è una difficoltà adesso di valorizzazione del buono lavoro che sta facendo in questo momento la consulta. Il regolamento non è proprio lo stesso, è stato migliorato. Io sono presidente del Soviet Consulta dello Sport perché ero consigliere comunale. Benissimo, nel nuovo regolamento invece c'è un'estensione alla possibilità di essere presidente. Quindi persone che si sono distinte, quindi viene inserito, diciamo, un elemento meritocrazia. A me stupisce sentir parlare dell'istituzione di queste consulte a fronte di organi dell'ente che in questo momento non stanno funzionando, definendo nomine, poltrone. Signori, i membri di una consulta sono tutti volontari. Sono volontari che dedicano del tempo. Il presidente deve impegnarsi nella gestione di una consulta veramente in un modo molto impegnativo, perché quando tu decidi che raduni 15 persone e le raduni una volta al mese, vuol dire avere in queste riunioni una documentazione, un ordine del giorno, affrontare dei temi, e l'obiettivo principale è quello di riuscire a creare rete. Questa è una consulta dello sport, è nato, quindi io sono favorevole a che questo tipo di esempio, di struttura, legame che si è creata all'interno del mondo dello sport, che è stato molto proficuo, perché basta che un presidente consulta che abbia voglia di impegnarsi e che deve dimostrare la buona riuscita del prodotto, che può essere quello della consulta, e quindi far emergere le problematiche delle società, nomini, come è successo nel caso della consulta dello sport, 10 presidenti di società sportive. Certo che fallivano prima le consulte dello sport, perché nelle consulte dello sport precedenti, dove anch'io sono capitato nella scorsa legislatura, per caso, perché ero un genitore di scuola che passava di lì, quindi senza nessuna competenza, niente, non era rispettato un criterio del genere. Non c'era la volontà di creare una rete nel mondo sportivo facendo dialogare le persone dello sport. Già solo partire con quest'idea susciti un sacco di idee. Avete visto cosa ha prodotto la consulta dello sport? Ha prodotto un'attività nel sociale, di lavoro nelle scuole, di promozione sportiva, di partecipazione a eventi. Sono nate degli eventi nazionali legati alla giornata ricorrenza di alcuni sport. Queste sono tutte risorse nate da presidenti di associazioni di sport minori che fino allora in città non avevano mai avuto visibilità. E quindi lì hanno trovato un contenitore dove, con l'ascolto, il dialogo e la condivisione di tutti, hanno potuto esprimersi. E tutta questa possibilità di espressione ha avuto una ricaduta sul territorio e la città di questo ne ha guadagnato molto. Si parla di un'attività assembleare, benissimo, io ho indetto l'Assemblea Generale dello Sport. All'Assemblea Generale dello Sport, dove nel mondo sportivo ci sono circa 105 associazioni registrate a Sesto, all'Assemblea Generale dello Sport si sono presentate quattro associazioni. Per cui, oltre le 10 nomine, come sono avvenute le nomine? Sono avvenute andando a contattare, senza le tessere di partito,
ma andando a contattare persone che con esperienza nel mondo sportivo lavorano sul territorio se stese, perché sport è socializzazione, sport è educazione, sport è formazione, sport è anche sport a livello agonistico. Quindi aver scelto delle persone rappresentative per ogni sport, una persona per ogni polisportiva, per esempio, questo ha rotto un monopolio e ha creato un dialogo fra tutti, delle sinergie, per cui tante società adesso non si contendono più i bambini al mese di settembre per iscriverli alle loro palestre, ma in realtà fanno insieme i centri sportivi ricreativi, facendo le cose multisport, oppure fanno attività multisport dentro nelle scuole primarie di sesto, in tutte le scuole primarie di sesto, facendo un dopo scuola dalle 4:30 alle 5:30. E questo è un servizio di cui sono contenti i genitori, sono contenti i bambini. Questo è il frutto di un dialogo nato da una rete fra le società. Io per quello mi sento di spingere questo modello, perché questo modello riportato in qualunque settore, cioè dare un contenitore in cui le singole associazioni hanno un dialogo fra di loro, esprime energie, esprime consigli, esprime volontà di fare, facendo emergere sicuramente magari un sommerso che prima non riusciva a esprimersi. Perché mettere insieme 15 associazioni, si parlava di 300, dividetele per ognuno dei settori, vuol dire praticamente che almeno il 20% delle associazioni di un settore si trovano lì a un tavolo. E se sono ben guidate, queste persone, sono ben guidate, sicuramente i frutti si vedono. Grazie. Grazie. Consigliere Valsecchi. Se non ci sono altri interventi. Emendamento 1. A questa delibera sono stati presentati 7 emendamenti. I 2 ordini. Allora, Assessore, prego. Primo. Grazie Presidente, rubo pochi minuti perché già l'ora è tarda, però qualche piccola risposta vorrei darla. Parto dall'intervento della consigliera Di Pietro. Parlava della consulta dell'età evolutiva. Consulta dell'età evolutiva perché l'esigenza, come ho già detto in commissione, è quella di avere un punto di riferimento che faccia sintesi sulle necessità della città, sull'evoluzione dei futuri nuovi cittadini, quindi che faccia sintesi su coloro che oggi hanno 0-3 anni, ma sicuramente domani potranno avere necessità di servizi e di luoghi ricreativi o di incontro o didattici di età appunto più alte, quindi 10 anni, 16 anni. Ecco, iniziare ad avere un pensiero globale su quello che è il futuro del bambino che diventerà ragazzo e poi uomo, è importante. Anche perché non ci dimentichiamo, e qui lo vorrei ribadire una volta per tutte, abbiamo altri organismi con cui l'assessore si confronta, non dico quotidianamente, ma quasi mensilmente, che sono i forum dei genitori, istituiti dalla precedente amministrazione, e sono preziosi, anche se spesso difficili, sicuramente da incontrare, ma da cui, ripeto, traggo sempre, sempre ricchezza, anche se non siamo sempre d'accordo. Abbiamo il tavolo della 104, che è un tavolo sicuramente più complesso, che non prende riferimento solo ed esclusivamente il bambino nella sua età evolutiva, ma spesso ne è l'oggetto principale. Tavolo che continua ad esserci, e mi chiedo anche come si possa solo immaginare che io, come assessore,
lo voglia cancellare. Questo mi rimane un dubbio profondo di questo malpensare nei confronti di un'amministrazione del 2018. Comitati di gestione dei nidi, che ho già detto nella delibera precedente, ma ripropongo, commissione mensa che dopo 3 o 4 anni che non veniva convocata, l'ho voluta convocare e ho chiesto venga fatto proprio il corso ai commissari, quindi come poter immaginare anche solo lontanamente che io la voglia cancellare. Quindi questo sinceramente mi genera piuttosto, devo dire, fastidio, probabilmente dovrei abituarmi, ma... Quindi, consigliera Di Pietro, questo è un po' il motivo per cui sento il bisogno della consulta dell'età evolutiva, proprio per avere un momento di sintesi, che non vuol dire prestare attenzione a ciascuna specifica età, anche perché esistono altri organismi, esistono comunque confronti con l'equipe psicopedagogica del comune, esiste il confronto con le coordinatrici dei nidi, esistono i confronti con i dirigenti scolastici. Quindi questo è. Consigliere Leo, un punto. Lei ha parlato di che appunto queste consulte servono per organizzare feste. Ora io, facendo riferimento a ciò che ho potuto fare in questi pochi mesi, di fatto Sesto Aiuta Sesto non è certo un'organizzazione di feste, ma anzi sono associazioni che hanno aperto degli sportelli funzionali alla città, in particolar modo ricordo disabilità, in particolar modo ricordo fragilità, e anche lo stesso CIDEF, che è stato sviluppato in collaborazione con dei dipendenti comunali specializzati, è comunque uno sportello al servizio della città. E consigliera Pagani, non riesco a comprendere questo stracciarsi le vesti e a quasi appunto tono estremamente accusatorio su questo regolamento. Questo regolamento che vuole essere una struttura estremamente leggera, non vuota perché vuota in sé, ma perché poi ciascuna consulta si darà delle linee guida che poi nell'emendamento, grazie agli interventi in commissione, vengono in qualche modo espressi, e quindi poi nell'emendamento lo leggeremo, ma in particolar modo noi capisco vi siete un po' allarmati su questo nomine. Allora, la consulta dell'ambiente è nominata, quindi al di là poi delle strutture interne delle varie consulte che erano molto complesse, è nominata. La consulta dello sport era nominata anche prima, la consulta, o meglio il comitato delle pari opportunità, anch'esso era nominato, e la cosa che non riesco a capire fino in fondo è il fatto che diventi, cioè che ci sia uno scandalo perché diventi una consulta, nel momento in cui il comitato, da quello che poi è materia dell'assessore Magro, ma il comitato era formato da soggetti singoli che portavano un loro apporto di indirizzo politico, quindi mi leggo all'intervento della consigliera Iosa. Ecco, in consulta verranno nominate persone che sempre condivideranno quei temi perché magari hanno anche fatto un passo in più, oltre a essere soltanto dei dispensatori di sapere sulle pari opportunità, ma hanno fatto quel passo in più, hanno costituito un'associazione o più associazioni che lavorano nel concreto sul territorio per portare e diventare concrete queste linee, questa visione di pari opportunità. E quindi questo è sicuramente l'intento, quello di portare una concretezza nelle linee
di indirizzo sulle pari opportunità, agevolare perlomeno questa concretezza dando spazio a queste associazioni. Associazioni che di fatto in questi giorni poi hanno portato conferenze in città e quindi mi auguro che anzi sotto questa spinta altre associazioni sorgano e che chi fa parte oggi del Comitato Pari Opportunità trovi la spinta e lo slancio di fondare un'associazione per portare avanti quello in cui stanno credendo e che credono. Dopodiché non riesco a capire fino in fondo, è probabilmente un mio limite, del perché nel momento in cui la consulta delle associazioni trovi una struttura di questo tipo, di colpo diventi strumentalizzare le associazioni, associazioni che continuano ad essere libere, e io sposo pienamente ciò che il consigliere Valsecchi ha esposto sulla consulta dello sport, che va esattamente pari pari sulla consulta delle associazioni. Quindi andare anche a dare un'opportunità di lavoro a quelle associazioni che non hanno partecipato alle votazioni dell'anno precedente per nominare i membri dell'esecutivo, ad esempio. Si parla di 300 associazioni, eppure purtroppo io in questi mesi queste 300 associazioni non le ho udite. Non le ho udite sicuramente in assemblea, non le ho udite, ma spesso le ho incontrate nell'ufficio dell'assessore. Allora perché devono venire a portare, che per carità sono molto contenta e perché comunque portano sempre dei progetti molto interessanti, ecco, allora perché non esortarli invece a portare queste progettualità all'interno della consulta, mettere in rete tutte le associazioni. Altro punto, non ho condiviso con il mondo associativo. Allora, questa è una struttura di massima che serve a dare un perimetro alle consulte, ma dentro ciascuna consulta andrà a delineare delle linee operative e queste linee operative verranno discusse con le associazioni di riferimento. Non è piaciuto, è stato giudicato in un determinato modo e l'abbiamo ascoltato questa sera, me ne dispiace perché non era esattamente quello che voi avete presentato in quest'aula, quello che è il regolamento. Non è sicuramente sovietico, e questo lo prendo abbastanza con ironia, perché comunque, come hanno già detto e mi ripeto, allora anche tutte le altre consulte degli altri mandati amministrativi devono essere giudicate in questo modo. Dal mio punto di vista, indicare o dare indicare delle persone appartenenti ad associazioni per portare avanti delle linee politiche non è essere dittatore, per cui veramente mi diventa molto difficile accettare questa critica. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Come dicevo prima, sono stati presentati 7 emendamenti. Ridò la parola all'Assessore per il primo emendamento presentato dal Sindaco alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale. Prego, Assessore. Grazie. Come ho detto, questo emendamento ha origine proprio dalla discussione in commissione e poi sentiti anche i partecipanti del pubblico. Articolo 2. Aggiungiamo un comma 4 con il seguente testo. Le consulte, all'atto della Costituzione, possono dotarsi di linee guida che agevolino il loro funzionamento e nomino
enormino i lavori della consulta stessa. Le linee guida vengono redatte, sentite le parti sociali e i membri della commissione consiliare di riferimento. Articolo 3,1. Il presidente di ogni consulta, nominato con atto del sindaco, sostituisce la parola nominato con designato. Articolo 3,3. Sostituire il testo del comma 3 con il seguente. Il presidente di ogni consulta designa un vicepresidente che lo coadiuvi e lo sostituisca in caso di inadempimento. La designazione viene effettuata dal presidente tra tutti i membri componenti la consulta. Articolo 4,1. Sostituire il testo con il seguente. I membri delle consulte sono fissati in numero massimo di 15, di cui 2/3 su indicazione del presidente e 1/3 eletti dalle associazioni iscritte nella pertinente area dell'albo comunale e o dagli organismi territoriali di rappresentanza riconosciuti dall'amministrazione comunale, come i comitati, i forum, eccetera, riuniti in apposita assemblea convocata dal presidente della consulta. Ogni consulta, oltre ai componenti determinati secondo il presente articolo, può designare membri tecnici. Articolo 4,2. Sostituire il testo con il seguente. I componenti di una consulta possono essere revocati dal presidente con motivazione approvata dalla consulta stessa. Articolo 8,2. Sostituire il testo con il seguente. L'amministrazione comunale può istituire altre consulte a supporto della propria azione, previo passaggio nella commissione consiliare competente. Il sindaco o l'assessore alla partita comunica l'avvenuta costituzione della consulta al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Articolo 14. Dopo la parola assemblea aggiungere plenaria. Alcune di queste indicazioni erano già state verbalizzate durante la commissione e alcune di queste indicazioni sono venute dal consigliere Di Cristo del Movimento 5 Stelle in seduta di commissione, noi le abbiamo recepite. Altre indicazioni è stato più difficile e complicato recepirle. Grazie. Grazie a lei. Consiglieri, avete 3 minuti di tempo per esprimere il vostro parere. Chi si vuole prenotare, prego. Consigliere Di Cristo, prego. Sì, grazie Presidente. Sarò breve su questo emendamento presentato dalla maggioranza. Infatti ho notato che c'era, proprio perché sono state anticipate in sede di commissione, c'era un certo riscontro con gli emendamenti presentati dal mio gruppo singolarmente per ogni cosa. Sono sicuramente nella direzione di miglioramento di questo, qualora migliorabile, di questo regolamento così come presentato in prima istanza. Ci sono ovviamente delle piccole differenze con quelli presentati che andremo poi andrò poi a presentare successivamente e su cui avrò modo di esprimermi. Per l'indirizzo che ha questo emendamento, dal punto di vista mio, assomigliando parecchio a quelli presentati al sottoscritto, non posso che esprimere un parere favorevole, altrimenti rinnegherei quello che io ho sottoposto all'amministrazione. Consigliere Di Pietro, prego. Sì, ma era una notazione, perché la sottile differenza fra nomina e designazione, di fatto comunque l'individuazione viene sempre fatta dall'amministrazione, cioè non cambia, quindi il problema, diciamo, che abbiamo sollevato rimane. Poi cambiano le modalità, perché se viene designato poi probabilmente, e però qui non è esplicitato, da chi viene poi votato o comunque legittimato a ricoprire quella carica, forse era il caso di precisarlo. Cioè, ritengo che se viene designato dal sindaco poi viene formalmente nominato dalla consulta stessa,
chiedo, è una domanda, perché dall'emendamento non si capisce molto, c'è una differenza, guarda, lo stavo guardando adesso un attimino per essere sicura, però voglio dire formalmente poi la nomina chi la fa, questa è la prima cosa, per cui di fatto poi non è che cambia molto l'impianto del, diciamo, del regolamento. E poi vabbè, sugli altri emendamenti proposti non proprio mi spiegherò col voto, però ecco, più che altro su questo, perché ritengo che sia una sottile differenza che cerca di, come dire, salvare un po', scusatemi l'espressione, capre cavole, però non viene poi esplicitato bene come viene nominato, perché se viene solo disegnato dal sindaco, chi me lo nomina poi il presidente? Ma lo dico perché secondo me è incompleto poi dopo il regolamento messo così, mi sbaglierò, questa è una mia riflessione. Consigliere Piano, prego. Grazie Presidente, io anch'io per un'annotazione mi associo alla considerazione che ha fatto la consigliera Di Pietro e aggiungo anche che do uno spunto, visto che siete in fase di formazione di un emendamento, che forse sarebbe anche il caso di definire con quale maggioranza si può revocare il Presidente o il Vicepresidente, insomma, o un membro della Consulta. Perché non è dato saperlo, sa che può essere revocato, ma quantomeno dire una maggioranza semplice, una maggioranza qualificata, visto che 2/3 sono nominati dal sindaco, 1/3 nominato dalle associazioni, diciamo, di categoria che partecipano a quel tipo di organismo. Ecco, questo sarebbe bene. L'altra cosa è proprio un'indicazione stilistica, cioè si parla di assessore alla partita, visto che stiamo scrivendo un regolamento e non ci stiamo whatsappando, come si dice, se fosse possibile mettere l'assessore competente per materia, forse sarebbe più dignitoso per una questione proprio di stile e di rispetto, no? Nella scrittura di un regolamento comunale. Consigliera Perego, prego. Grazie Presidente, mi unisco alle osservazioni fatte dai consiglieri Di Pietro e Piano che mi hanno preceduto. Aggiungo una cosa, nel primo emendamento proposto, articolo 2, francamente dopo aver ribadito più e più volte la necessità di non avere un perimetro, un contenitore vuoto, ma la necessità di linee guida, sentire come massimo sforzo di proposta dell'amministrazione che le consulte possono dotarsi di linee guida con questa possibilità assolutamente poco stringente, dopo che abbiamo ribadito più e più volte la necessità, davvero sembra assolutamente poco efficace, poco convincente. Tralascio quello che è già stato detto sulla distinzione ovviamente strumentale e non credo ovviamente debba essere spiegato a me, tra due sinonimi come nominare e designare. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Apro la votazione. Chiudo la votazione. ventidue consiglieri votanti, favorevoli 14, contrari 6, astenuti 2. L'emendamento è approvato. Passiamo ora all'emendamento presentato dal consigliere Di Cristo, il Movimento 5 Stelle, oggetto emendamento della proposta di deliberazione del regolamento delle consulte cittadine dell'albo delle associazioni. Prego consigliere. Grazie Presidente, preciso soltanto per lei se casomai dovrà ripetere poi l'oggetto per primo emendamento, perché sono divisi per numero di emendamento, perché l'oggetto lo sarà. Presidente, l'oggetto, siccome è simile per tutte, cioè uguale per tutti e cinque gli emendamenti, è suddiviso in numerazione, quindi è primo emendamento al. Ok. Questo emendamento, come ho avuto modo di dire prima,
tutti e cinque gli emendamenti in realtà riprendono un po', sono stati ripresi dall'amministrazione per con la finalità di rendere meno duro l'impatto di tutto quello che è stato detto stasera, le osservazioni sono state sollevate questa sera in quest'Aula. Praticamente io propongo che il presidente di ogni consulta nomina, ma a differenza di quello dell'amministrazione che ha previsto la nomina all'interno dei membri della consulta, con questo si prevede che il vicepresidente debba essere nominato, scelto tra un terzo dei quei componenti di un terzo della consulta stessa, giusto per dare un tentativo di riequilibrio all'interno della consulta, quindi non più una scelta tra tutti i membri della consulta, laddove il sindaco ovviamente nominando presidente ha 2/3 di rappresentatività, quantomeno si obbliga poi ad avere un vicepresidente che rappresenti almeno quel terzo all'interno della consulta. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Se non ci sono prenotazioni, mettiamo allora in votazione la delibera. Apro la votazione. No, l'emendamento. Ah, scusi, l'emendamento, scusate, sì. L'orario fa. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 23 consiglieri, favorevoli 2, contrari 14, astenuti 7, l'emendamento è respinto. Passiamo all'emendamento numero 3. Io leggo dopo, propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui è oggetto l'articolo 4C1. Sì, per noi è il terzo, scusate. Non... L'ordine del Consiglio è il terzo totale, secondo di presentazione. Sì, grazie Presidente, ma questo emendamento in realtà potrei anche ritirarlo perché so già l'esito della votazione in quanto è già stato ripreso ampiamente e in maniera dettagliata dall'emendamento presentato all'amministrazione, per cui per far risparmiare tempo a tutti noi lo ritiro perché non è il caso di metterlo in discussione. Grazie. Passiamo all'emendamento 4, che poi è 3, ok? Allora, propone il suddetto articolo 2, i componenti di una consulta possono essere revocati dal Presidente. Do la parola. Sì, grazie Presidente. Adesso non ricordo quello dell'amministrazione, che non ce l'ho sotto mano perché non riesco più a ritrovarlo. E praticamente questo riprende un po' quello che è stato detto, i componenti di una consulta sulla revoca. I componenti di una consulta possono essere revocati al Presidente con motivazione che deve essere approvata dalla consulta stessa. Non so se è una sfumatura diversa piuttosto rispetto a quello... Ecco, allora se è identico è inutile ritiro anche qua. Cioè, evidentemente l'amministrazione ha fatto un lavoro di recepimento. Va bene, grazie. La commissione è quello. Va bene, quindi è ritirato. Passiamo al 5, che per voi è 4. Idem. Consigliere, uguale? Anche il 4, Presidente, uguale idem come sopra. Semmai invece quello successivo. Questo lo ritiriamo. Lavoro della Commissione. Passiamo all'emendamento 6 per noi, 6 per noi 5 per voi.
vista la proposta di delibera in oggetto, propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto, articolo 8C2. Grazie Presidente, questo no, questo lo presento perché anche in virtù di quello che prima ha detto la collega Iusa nel corso del suo intervento. Cioè l'organo ha ben detto, riferito ovviamente alle consulte, l'organo di indirizzo è il Consiglio Comunale. Bene, questo è riconosciuto dalla legislazione, tant'è vero che questo organo assieme al Sindaco rappresenta l'amministrazione, non la Giunta. Quindi io propongo con questo emendamento, proprio per salvaguardare una certa collegialità, anche se su un aspetto del regolamento delle consulte, propongo che l'articolo 8,2 venga modificato in l'amministrazione comunale con delibera di consiglio, quindi non col passaggio in commissione, ma con una delibera di consiglio, può istituire altre consulte a supporto dell'approvazione. Questa proprio perché capisco che possa rappresentare agli occhi di questa amministrazione che particolarmente ci tiene, da quello che ho capito, al decisionismo, no? Può dimostrarsi particolarmente attiva e snella sulle procedure. Però ritengo anche da un punto di vista politico e collegiale possa avere una propria ragione di essere questo emendamento, in quanto prevede un semplice passaggio in consiglio con un confronto aperto in quest'Aula, se istituire o meno una nuova consulta è anche un momento di arricchimento, anche come è avvenuto, come può essere avvenuto questa sera sull'argomento in materia. Non penso che richiederà tanto tempo una delibera di istituzione di una consulta nuova particolare, ma quantomeno salva quella che è la forma in qualche maniera di confronto collegiale sull'istituzione di nuove consulte. Ne approfitto anche e chiudo per suggerire all'amministrazione, visto che si parla di nuove consulte, così come spunto su cui riflettere magari per il futuro, che magari sarebbe opportuno anche fare, cosa che non ho trovato nell'elenco della delibera delle consulte attualmente previste, io la butto lì, nel senso suggerisco magari una consulta per la terza età, perché chi sono gli anziani per essere dimenticati a sesto? Il problema degli anziani si fa sempre più preminente, visto che la popolazione italiana purtroppo sta invecchiando, e magari una consulta, e questa ci tengo particolarmente, sulla cultura, perché è inutile che ci facciamo, forse che nessuno l'ha notato, ma sesto, è brutto dirlo, non ha un'offerta culturale al pari di altri comuni a noi limitrofi. Per cui io reputo che questo emendamento, dopo una riflessione, dopo quello che si è stato detto stasera, possa essere preso in considerazione dalla maggioranza, anche per non svilire ulteriormente quelli che sono i compiti del Consiglio, che già ampiamente è stato depauperato da leggi e regolamenti che hanno lasciato, oltre a funzioni di indirizzo, anche attività residuali non previste dalla Giunta, proprio in quanto rappresentatività, il Consiglio in quanto rappresentatività, perché sono stati eletti e non nominati come la Giunta, ma sono stati eletti dai cittadini, per cui è una questione più di forma. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Mettiamo in votazione, non ci sono altri interventi. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 23, con 7 voti favorevoli, 14 contrari, 2 astenuti, l'emendamento è respinto. Passiamo adesso all'emendamento 7, che per voi è 6, continuiamo. No, è 7 anche per voi? 7 per tutti. Va bene. Adesso
è stato presentato dal Partito Democratico e anche dal sesto al primo posto. Chi lo presenta? Scusate, Perego, consigliera Perego, prego, la facoltà di parola. Allora, molto semplicemente spiego la ratio, dal momento che abbiamo detto in più di un'occasione, non solo come Partito Democratico, ma anche come sesto al primo posto, e poi l'ha ripreso anche appunto il consigliere Piano, che davvero non comprendiamo la trasformazione di un organismo come il Comitato Pari Opportunità in una consulta, quindi con funzioni e scopi completamente diversi, mentre il Comitato Pari Opportunità è un organo profondamente politico di progettazione, di indirizzo e controllo, e così è previsto nel regolamento. Chiediamo appunto di stralciare dal nuovo regolamento tutto quello che riguarda la consulta pari opportunità, in modo che rimanga in vigore invece il Comitato Pari Opportunità con le funzioni che ha oggi e con la sua peculiarità e specificità rispetto a tutto il resto. Consigliere Piano, prego. Grazie Presidente. Sì, io sono particolarmente affezionato al Comitato Pari Opportunità perché ho avuto l'onore di presentare la proposta di deliberazione istitutiva partendo nel 2003, partendo proprio dall'ancoraggio allo statuto che lo contempla. E il tema che sia un comitato varato dal Consiglio comunale ha una sua ragione di essere, proprio perché è stabilita una funzione regolamentare, nel senso che quel comitato ha delle garanzie, ha delle competenze specifiche, vive all'interno dell'amministrazione, ha anche un equilibrio e una rappresentanza democratica vasta. Certo è che potrebbe essere ripensato per aprirlo alla società, visto che poi i membri sono espressione della maggioranza e della minoranza, che comunque sono espressione a loro volta dei cittadini che ci hanno votato e che vi hanno votato, ma credo che sia un organismo che valga la pena mantenere in seno all'amministrazione. Il fatto di abolirlo tout court e rimetterlo, diciamo, in questa nuova dimensione delle consulte che sono prive di bilanciamenti regolamentari, perché come ci ha poc'anzi riferito l'assessore, avranno la possibilità di emanare delle linee guida, no? Ma non certo delle regole per il funzionamento e anche per l'espressione dei pareri, perché diversamente dovrebbero passare dal Consiglio Comunale. Ecco perché forse aveva un senso mantenere, diciamo, la nascita di tutte le consulte con la regolamentazione, io credo in capo al Consiglio Comunale, anche se poi non sono d'accordo con quanto ha riferito il consigliere Di Cristo, che per ogni bisogno diciamo sociale o demografico, insomma, o di altra natura, dobbiamo partorire una consulta, perché diversamente ci troveremo a avere più consulte che cittadini a Sesto San Giovanni. Però al di là di questo, ecco, vi invito a riflettere sulla possibilità di mantenere questo organismo, che trova poi, proprio come si diceva, nello statuto il suo riferimento in termini proprio di comitato regolamentato. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliera Di Pietro, prego. Sì, solo una ulteriore precisazione rispetto a quello che ha detto il collega Piano, cioè il fatto che prima abbia anche esplicitato che questo comitato ha una funzione di indirizzo e mi sia stato, come dire, replicato che si va in questo modo a duplicare l'organo di governo. A parte il fatto che io come consigliere comunale non mi sento svilita del fatto che ci sia un comitato che su certe tematiche ben precise, possa anche indirizzare i lavori del Consiglio Comunale. Anzi, lo trovo un valore aggiunto, perché siccome qui nessuno di noi è tuttologo,
e lo vediamo ogni volta che ci confrontiamo su certe tematiche, che ci sia qualcuno che si occupa esplicitamente di tematiche e possa suggerire, diciamo, al consigliere, al consiglio comunale, determinate questioni, determinate anche proposte di delibere, io non lo trovo svilente, anzi lo trovo un valore aggiunto che dà, come dire, supporto e sostegno anche al lavoro di questo consiglio. Questo ci tenevo a dirlo. Quindi ovviamente sono a favore dell'emendamento anche perché l'ho sottoscritto, ma questo è uno dei motivi per cui ci tengo a precisare che, al di là di quello che è stato detto, il comitato pari opportunità deve rimanere un comitato e non una consulta. Grazie consigliera Di Pietro. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Consiglieri presenti 23, con 8 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto, l'emendamento è respinto. Possiamo, la schermata è possibile riaverla? C'era uno che non ha votato. No, sì, non sì, c'è. Ce la rimetti, ci rimetti. Dei 23, ne ho contati 22, quindi uno non aveva votato. Vediamo se è possibile, se è possibile avere la schermata, se no rivotiamo. Grazie. Attanasi, quindi vota contrario. Allora, perché rimanga verbale. Allora, favorevoli 8, contrari 14, astenuti 1. Quindi è respinto. Alla delibera, come avevo detto prima, sono stati presentati anche due ordini del giorno. Do la parola, l'abbiamo numerati 1-2 progressivamente, la parola alla consigliera Perego. Prego, consigliera. Grazie, Presidente. Ma sostanzialmente è un ordine del giorno che non fa altro che mettere nero su bianco un impegno che l'assessore ha comunicato in terza commissione giovedì scorso, nel senso che, premesso appunto che con questa delibera verrà creata la consulta dell'età evolutiva, premesso che esistono tutta una serie di altri luoghi di confronto che sono stati prima ricordati e dal momento che ad esempio un luogo come quello della consulta dell'infanzia con questo nuovo regolamento verrà abrogato, con questo ordine del giorno impegniamo il sindaco e la giunta a mantenere come luoghi di confronto con i genitori del territorio con funzione consultiva e quindi con in qualche modo l'obbligo di un passaggio di confronto per tutte le delibere che riguardano i servizi educativi e della giunta e del consiglio comunale. Ecco, chiediamo e impegniamo la giunta a mantenere i comitati di gestione dei nidi, il forum genitori, il tavolo sulla 104 e la commissione mensa e a prevedere comunque questi luoghi di confronto, ovviamente è un numero minimo, almeno 2 volte all'anno, sapendo che dovrà essere molto di più, ma è meglio indicare una soglia minima sotto la quale eventualmente appunto non avere l'alibi di poter scendere. Si tratta di appunto esplicitare formalmente quello che è un impegno già preso a parole dall'assessore giovedì scorso. Grazie consigliera Perego. Lista popolare per Sesto, consigliere Piano Alessandro, prego. Favorevole. Sesto al primo posto, consigliera Di Pietro Stefania. Grazie, favorevole. Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo. Grazie, favorevole. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Grazie, presidente, favorevole. Identità civica, consigliere Iosa. Favorevole, grazie. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Favorevole, grazie. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie, favorevole.
Partito Democratico, consigliera Perego. Favorevole. Sesto nel cuore, consigliere Valsecchi. Grazie Presidente, favorevoli. Gruppo Misto, consigliere Vincelli. Grazie Presidente, favorevole. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Apro la votazione. Mi raccomando Atanasio. Vista l'ora. Chiudo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, unanimità, grazie, l'ordine del giorno è approvato. Passiamo al secondo ordine del giorno, presentato dal Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo, prego. Grazie Presidente. Questo ordine del giorno riprende, come quello riferito alla precedente delibera, praticamente si impegna questa amministrazione, il sindaco e la giunta, a considerare questo regolamento che di fatto, abbiamo visto dalla discussione di questa sera, è un regolamento che innova in qualche maniera, sicuramente innova, in meno in peggio ce lo dirà il tempo, quindi a considerarlo in maniera sperimentale, è stato scelto ad hoc il termine, e preveda lo scadere massimo di un anno a ritrovarci qui in, non so a leggere tutta la dicitura, ma nel senso a ritrovarci in Consiglio Comunale finché l'assessore alla materia riferisca circa l'esito dell'applicazione del nuovo regolamento, ci evidenzi le eventuali problematiche e criticità emerse nel corso dell'applicazione. Sentiti anche i presidenti e i vicepresidenti delle consulte stesse, per cui ritengo che possa essere un passaggio importante di check, di controllo, di funzionamento di questa delibera, anche al di là delle posizioni che saranno espresse sulla votazione della delibera, ritengo un atto di responsabilità accoglierlo, in quanto prevede soltanto che ci ritroviamo tra un anno e facciamo il punto della situazione, magari per dirci, l'auspicio anzi sarà per dirci che tutto ha funzionato a dovere, oppure essere in grado di intervenire sulle eventuali criticità che potrebbero emergere nel corso dell'applicazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Passiamo alla lista popolare per sesto consigliere Piano. Astenuto. Sesto al primo posto, consigliere Di Pietro. Sull'ordine del giorno sono favorevole. Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo. Grazie, ovviamente favorevole. Lista di Stefano Sindaco, Atanasio. Ovviamente favorevole, Presidente. Identità civica, consigliere Aioso. Grazie, Presidente, favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie, Presidente, favorevole. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliera Perego. Astenuti. Sesto nel cuore, consigliere Valsecchi. Favorevole. Molteni. Grazie. Favorevole. Gruppo Misto, consigliere Vincelli. Grazie Presidente, favorevole. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti votanti 23 consiglieri, 17 favorevoli, contrari 0, astenuti 6. L'ordine del giorno è approvato. Passiamo ora alla votazione della delibera così emendata. Lista popolare per sesto, consigliere Piano. Grazie Presidente. Non mi dilungo moltissimo perché credo di poter richiamare
il mio intervento. Credo che stasera comunque abbiamo perso l'occasione di rilanciare la partecipazione nella città e con questo regolamento di fatto la politica cittadina mette le mani sul mondo dell'associazionismo in modo improprio. Sarà peraltro un fallimento, perché poi non sarà neanche facile, come diceva il consigliere Valsecchi, reclutare oltre 600-150 persone per dar vita a queste consulte che ho chiamato Soviet, ma proprio perché avevo sulla punta della lingua un'altra idea, che era quella che mi ricorda la Camera delle Congregazioni, dove c'era il Comitato del Dopolavoro, l'Associazione Reduci Combattenti, era quella che poi alla fine ha dato origine alla Camera dei Fasci, no? Che non era, diciamo, votata, ma era nominata dal Consiglio, diciamo, il Gran Consiglio del Fascismo, di cui erano tutti membri di diritto. Ma non volevo fare questo esempio e non mi permetto di farlo, ma la finalità è la stessa, perché di fatto surrettiziamente attraverso l'amministrazione si impongono, diciamo, dei nomi, dei presidenti che vengono designati dal sindaco e che attraverso le successive nomine governano queste strutture, ovviamente conculcando i diritti di partecipazione. Questa credo che sia la cosa più grave, e ritengo che avremo occasione poi nel corso degli anni di sperimentare. Il consigliere Di Cristo prima ha chiamato un momento di confronto, io mi sono astenuto non tanto perché non lo richieda, ma perché votando quell'emendamento avremmo approvato questa impalcatura, questa architettura che volete dare alla città e al concetto di partecipazione, che mi vede completamente contrario e perfettamente in linea con le parole iniziali espresse dal consigliere Lanzoni. Grazie. Grazie a lei. Sesto al primo posto, consigliere Di Pietro. Sì, grazie. Allora, io mi riporto a quanto già detto in serie di intervento prima. Solo un paio di precisazioni che forse non si è voluto capire o si è voluto strumentalizzare quello che è stato detto. Allora, non è che siamo contrari alle consulte, cioè forse qui non si è capito bene o non si è voluto appunto capire, perché ribadisco, per quanto mi riguarda, io ritengo che siano un organo di rappresentanza e di espressione di cittadinanza attiva, quindi assolutamente d'accordo alle consulte. Allora, il discorso è a monte. No, nel regolamento che è stato scelto e nelle modalità con cui questo regolamento è stato scelto per gestire la funzionalità di queste consulte. Mi rivolgo un attimo al consigliere Di Cristo. Io accolgo il suo, quello che lei ha detto prima e la censura, che è stata fatta a chi in precedenza ha governato e ha vissuto proprio nell'organismo. Siccome stasera la consulta dello sport è stata gettonatissima, nella consulta dello sport, siccome io la vivo come una mia sconfitta politica, perché io ero presidente e io mi sono dimessa, e la dimissione nasce proprio dal fatto che ho riconosciuto che c'era qualcosa che non funzionava, ho provato a cambiarlo, non sono riuscita, non essendo riuscita nel mio obiettivo ho ritenuto corretto fare un passo indietro. Quindi questo per dire che non è che non si è provato, forse non ho avuto l'adeguata forza politica in quel momento di provare a cambiare le cose. Valsecchi, consigliere Valsecchi, io apprezzo quello che lei sta facendo, assolutamente, non ritengo e non voglio svilire l'attuale consulta dello sport, forse io sono stata meno fortunata di lei, non mi sta ascoltando però pazienza, sono stata meno fortunata di lei nella scelta dei componenti della consulta, però non è che quello che io non ho scelto
i singoli componenti sulle singole associazioni sportive presenti sul territorio. Probabilmente i tempi erano diversi, non erano maturi come lo sono oggi per funzionare nel modo in cui lei la sta facendo funzionare. E di questo io le faccio assolutamente pubblico riconoscimento. Non era assolutamente un attacco a lei come presidente e all'organismo che lei presiede. Non è questo. Cioè, voglio che sia chiaro. Tutto, quindi, giusto per dirlo. Sul resto ci siamo già espressi anche in sede di, come dire, discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Per tutto quello che ho già detto, comunque il mio voto sarà contrario. Movimento 5 Stelle, consigliere De Cristo. Sì, grazie Presidente. Al contrario di quello che ha detto in maniera anche un po' sorniona, no? Sta anche l'ora, il consigliere Piano che mi ha preceduto. Invece per quello che ci riguarda avviene esattamente il contrario. Noi abbiamo emendato il testo e soprattutto sull'ultimo ordine del giorno non vuol dire il fatto di impegnare il sindaco alla giunta, anzi ringrazio la maggioranza che abbia accettato, abbia capito lo spirito di questo ordine del giorno di controllo, di un momento di confronto, non di controllo per vedere se tutto ha funzionato. Spero di sì, ma non vuol dire sicuramente per quello che ci riguarda giustificare l'impianto. Non ci sentiamo di dire è un cattivo, rimango in linea con quello che ho detto nell'intervento. Secondo noi non abbiamo elementi, quantomeno noi non cogliamo elementi per poter dire un cattivo regolamento, ma nemmeno per dire questo è un ottimo regolamento e licenziarlo in maniera serena. Diciamo solo che era migliorabile, a nostro avviso sì, magari dedicando qualche ulteriore passaggio sarebbe stato tutto migliorabile nella vita, ma in particolar modo ci tenevamo che questo regolamento prendesse un po' più di tempo e avesse qualche momento di confronto in più. Abbiamo capito lo spirito che anima la maggioranza nel mettere in piedi questo impianto di regolamento, parzialmente lo accettiamo anche, lo condividiamo, non siamo d'accordo su alcuni punti, su alcuni passaggi, su alcune modalità, su alcune modalità, non su tutte le modalità, quindi prima che si strumentalizzi, per cui non lasciandoci appieno nella convinzione che tutto questo non possa essere migliorabile, ma per il bene proprio della vita dell'associazionismo e per i rilievi espressi da alcuni miei colleghi sia di maggioranza che di opposizione, noi ci asterremo su questa votazione e ci impegniamo anche noi a monitorare l'applicazione di questo regolamento così che da essere propositivi magari e proattivi quando ci ritroveremo qui a distanza di un anno a fare il punto della situazione. Grazie. Grazie a lei consigliere. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Grazie Presidente, il mio voto è favorevole. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lega Nord, consigliere Grazie Pasquinelli. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. E lei, velocissimo. Forza Italia. Grazie Presidente, favorevole. Consigliere Cozza, scusi. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie Presidente. Allora, premesso ovviamente che il nostro voto sarà contrario per tutte le ragioni che abbiamo già detto, mi preme fare alcune precisazioni. La prima, che contrariamente a quanto si è voluto interpretare, mi rivolgo all'assessora Pizzocchera, l'affermazione del consigliere Leo non si intendeva dire che tutte le consulte diventano luogo di organizzazione di festa, ma che forse in questo momento la stessa consulta dello sport, a cui va riconosciuto sicuramente un grandissimo sforzo di grande volontà al consigliere Valsecchi, però sta abdicando a un ruolo che è quello di progettualità o di confronto politico ed è un ruolo molto organizzativo. Per l'amor del cielo, un luogo, cioè un'attività assolutamente importante, ma nel momento in cui diventa l'unica attività di un luogo
punto di confronto e di partecipazione diventa un limite. Perché la consulta dello sport si sta preoccupando di organizzare una serie di eventi, ma ad esempio non si confronta su bandi, non chiede la convocazione di commissioni per verificare lo stato dell'arte di alcune situazioni riguardante lo sport in città. Forse l'attività di programmazione politica di una consulta è anche questa, e la nostra preoccupazione è che questa cosa possa accadere in tutti gli altri luoghi deputati relativi appunto ai diversi temi. Il pensiero globale sul ragazzo, dal bambino fino al ragazzo 0-16 anni. So benissimo per professione e per appunto quello che vivo tutti i giorni quanto sia importante occuparsi della fascia degli adolescenti e della preadolescenza. Mi stupisce che non si sappia che o non si voglia capire la necessità di una distinzione da una parte fra politiche educative e politiche di conciliazione, dall'altra parte fra politiche di prevenzione e di promozione non solo sociale ma anche sociosanitaria nel caso della preadolescenza e dell'adolescenza. Ultima cosa, mi sembra che questa amministrazione parli delle associazioni, elogi le associazioni, valorizzi le associazioni solo nel momento in cui le associazioni sono uno strumento sostitutivo a qualcosa che l'amministrazione non fa, solo nel momento in cui le associazioni in qualche modo sono utili all'amministrazione, mentre l'auspicio, cosa che manca qui, è quella di una visione in realtà delle associazioni come interlocutore per costruire insieme una visione di città e non avere invece l'arroganza e la presunzione di esserne gli unici detentori. Basta, una battuta. È proprio strano che sul regolamento della partecipazione il partito della partecipazione per eccellenza si astenga. Sesto nel cuore, consigliere Valsecchi. Lanzoni, prego. Il volontariato non ha colori, ma solo buon senso. Il mio impegno è civico e mi sento libero di esprimere ciò che penso. Voterò contro, solo per amore della città. Gruppo misto, consigliere Vincelli. Grazie Presidente, buonasera. Stasera non volevo intervenire, però sono stato un po' sollecitato da più parti. E se nella precedente amministrazione ben due presidenti di consulta dello sport dicono, uno qui stasera, che non ha funzionato qualcosa, e l'altro comunque, uno si è dimesso e l'altro effettivamente a suo tempo mi disse che la consulta non funzionava proprio perché c'erano pressioni da parte chiaramente della giunta stessa, allora devo capire perché oggi, con la nuova amministrazione, noi abbiamo la possibilità effettivamente che questa consulta funzioni. Io vorrei che, io non so se la consigliere Pastorino abbia in qualche modo comunicato al corpo gruppo Perego di quello che effettivamente è stato fatto nella consulta dello sport. Molte cose sono cambiate, anche il modo chiaramente di essere organizzati, e molte cose sono state fatte anche in occasione tra le varie associazioni, quindi messe in rete, insieme chiaramente con anche le scuole. Io penso che siamo arrivati a un punto, secondo me, molto importante. Cioè, il votare contro, secondo me, è come dire, cioè votare su articolo 14 e l'articolo 15 dello Statuto Comunale. Cioè, dove in realtà questo dovrebbe essere, secondo me, un punto di partenza, non la fine. Cioè, con questo regolamento noi partiamo, facciamo un cambiamento. Questo è giusto che voi dovete tenerne presente. Non capisco da parte vostra questo votare contro a un qualcosa che tra l'altro negli anni voi avete chiaramente costituito. Adesso perché noi vogliamo fare dei cambiamenti e vogliamo portare partecipazione effettiva all'interno chiaramente delle consulte, no, voi votate contro. Ma io ritengo uno sbaglio chiaramente politico, è un ennesimo errore politico che il PD fa effettivamente in questo Consiglio Comunale. Comunque
un voto da parte mia e un voto chiaramente favorevole. Grazie. Grazie consigliere, andiamo a votare la delibera così emendata. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Consiglieri presenti 23, meno Molteni, non partecipa. Consiglieri votanti 23, voti favorevoli 14, voti contrari 8, astenuti 1. Con 14 voti favorevoli, 8 contrari e un astenuto, la delibera è approvata. Bene, sono le 1.32, ringrazio i cittadini presenti, ringrazio gli assessori, i consiglieri e tutta la giunta, auguro a tutti buona serata e buonanotte ormai, quasi buongiorno. Arrivederci, a domani.